E quello che state ascoltando è Fumble! Perché la musichetta sta facendo wah wah, l'ha sentito solo io, ma ho fatto il wah wah. A noi pensavamo sempre che fosse pazzo. No, è pazzo per le miniature, questo è un altro discorso, per tutte le miniature che fai. Oh, su via, ne ho fatto. Ultimamente ne faccio poche. Ne faccio ma come, adesso che puoi mettere anche le prese diverse? È per quello che ne faccio poche, perché ci metto 40 minuti a farne una. Ma allora è uguale. Ne faccio di meno, ci metto lo stesso tempo, però ne faccio di meno. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di actual play di giochi di ruolo in italiano e anche a quanto pare in Brasile, Russia e Svizzera. E poi sempre più paesi conquistati. Sì, stiamo crescendo anche in Svizzera. Siamo partiti con il Portogallo. Ricordiamo le puntate di Fumble all'inizio su YouTube che andavano in portoghese. È vero. Per qualche motivo. E Fumble sta giocando. E stavo giocando la Saudagi. E che dire, oltre ad essere un podcast, siamo un network di podcast perché ci sono anche SideQuest, ci sono Epoca, c'è Com'è quel gioco di cui tra un paio di settimane arriva una nuova puntata. Perché purtroppo dobbiamo incastrare Claudio e te nei momenti liberi, esatto. Che ultimamente sono così rari che è stata programmata quella puntata della registrazione di Com'è quel gioco tipo nel 2018. Sincronizziamo le agende. A proposito di impegni, domani sera, se ci state ascoltando in diretta, saremo io, Claudio e Roberto a far giocare Monogatari, Not the End e Clotos. Più o meno. Monogatari, Not the End e più o meno Clotos. Al Discord Roleplay Day. Al Discord Roleplay Day. Di cui tra l'altro ci sta ascoltando Ire in diretta. Ciao. 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 Se non vi siete ancora iscritti a Clotos, c'è ancora del posto. Se non c'è ancora del posto di Clotos, ma è cambiato l'orario. Ok. Se me lo fanno cambiare, se no comunque per forza perché non sono a casa. Però i due giocatori che adesso ci sono, sì. Allora che hai scelto. Per... Sarà una sessione introspettiva. No, esatto. No, diciamo perché era dalle 7 alle 10 e mezza, adesso è dalle 9 a quando finiamo, mezzanotte. E quindi potete cercare Discord Roleplay Day su Facebook, trovate il sito, lì c'è il pulsante per iscriversi e verrete aggiunti prontamente dagli amministratori che ci stanno ascoltando. E poi se non volete giocare al il gioco che ha avuto il miglior game design dell'anno, esatto. Potete giocare a un sacco di altri giochi, ci sono posti liberi in altre avventure. Assolutamente sì. A proposito di giochi che hanno vinto come miglior game design, il 14 luglio... ad Abbiategrasso c'è il weekend ludico. In realtà è il 13 e 14 luglio. Voi potete anche andare il giorno prima, ma noi ci trovate solo il 14 luglio. Quindi yes. Vedete voi. Faremo 6 tavoli, 2 tavoli a testa. E saremo io, Claudio e Fabio di SideQuest. Yes. Che ha coscritto Not the End. Coscritto proprio. Coscritto, nel senso che è stato esatto. E faremo giocare anche lì Not the End, Clotos e Dashpunk. Che se siete passati al Free RPG Day potreste aver avuto un'idea di come funziona. I cercatori di Atlantide l'hanno Dashpunk è quello di Jacopo? È quello di Jacopo. È una domanda, ma questo gioco che state facendo giocare, quando lo viene a far giocare Jacopo? Chiedilo a Jacopo, mica lo devi chiedere a me. La prossima volta che compra casa o la vende. Cioè non ho capito, un gioco che ha scritto lui ma lo masterizzano tutte altre persone. Quindi Jacopo, con il culo. No, lui lo sta masterizzando in inglese in Norvegia. In realtà, ok. Quindi va bene anche quello. Venite ad Abbiategrasso, c'è la piscina, c'è la foresta, ci sono i cosplayer. C'è la piscina nella foresta, c'è la foresta nella piscina. C'è un sacco di roba che potete fare. Quindi i cosplayer nella piscina sarebbe la cosa migliore in realtà. Oh. Beh, anche i cosplayer nella foresta. O le cosplayer. Dipende dai gusti. Noi non ci mettiamo. Puoi anche fare i cosplayer nella foresta e li puoi giocare volendo. Beh, a caccia. Mi ricorda molto Simone. La foresta nella piscina vuol dire che non la pulisci da un sacco di tempo. Esatto. Sarebbe meglio evitare. Ultima cosa, dato che ci sta ascoltando Mirko in questo momento, è il detentore dell'ultima copia di Spartan G, della prima stampa di Spartan G. Bravo! Bravo! Quindi, se non avete comprato Spartan G, lo potete comprare in PDF o aspettare che lo si ristampi. Altrimenti potete cercare nei negozi, perché alcune copie sono da qualche parte nei negozi. Sicuramente a Stratagemma ne hanno comprate due, ma non so se le hanno già vendute. I miei cari amici fiorentini. Potete informarvi. Detto questo, noi stasera siamo qui a giocare a Coriolis. Yes! E diciamo anche che in quella foto è venuto bellissimo, è più bello del manuale. Lui dice, guardate che brutta foto con un bel manuale. No, è bellissimo. Non è vero.
Perché tutti quelli che hanno il mano Spartan G sono belle persone. Sono esatto. Belli, sì, sì. Soprattutto intenditori. Ma assolutamente perché d'altra parte sì. È stato scritto dall'autore del gioco col miglior game di tre basta. Stasera deciderai dato di fare il riassunto perché è 5 volte lo faccio io. Beh, il riassunto in teoria lo dovresti far tu visto che ci hai fatto una fake l'ultima puntata. Tu sei... Tu sei uno, sei sei. Quattro. Se non fosse stata completamente sporca la maglietta che avevo, quella delle red shirt, l'avrei portata oggi e ci avrei fatto scrivere serata shopping. Allora, esatto. Ma dunque, posso fare una domanda da cagacazzo? Sì. So che di solito le fa Roberto, ma questa volta tirando quattro, come sei arrivato a Gianni? Uno, due, uno, due, no, due, io tre, no. Quattro. Io no, perché devo condividere. Ah, ok. Tu sei ritiravo perché non è successo. Partendo da me? Sì, sì. Certo. Ah. Beh, poteva anche essere due partendo da lei. Sindrome di Androide? No, no, continua la saga di Claudio la matematica. No, ma scusate, perché ho detto, partirà o da destra del master o da sinistra del master. Partire da dove vuole. Difatti partito. Ma allora aveva già deciso. Difatti è partito a destra del master. È partito a destra del master dalla prima... Dal primo slot libero. Ok, d'accordo. Io purtroppo sto condividendo, non posso. Certo. Okay. Oh, persona social. Ok. Basta, la smetto. Adesso ho capito. Io però non ho mai sentito fare Alice un riassunto, giusto per fare che cazzo. No, meno male. Nemmeno Gianni in questa campagna. Benissimo Gianni, benissimo Gianni. E nemmeno tu in questa campagna. Io sì. Ho fatto almeno un paio. Non è vero, sì, Claudio a farlo. Io ho fatto almeno un paio. Quanto ti ci giochi? Due talismani, Claudio. 200 birre. Sì, vabbè, grazie al cazzo. No, ma non gliene frega niente di Claudio. 200 birre. Io sosterrò la tesi di Roberto perché mentre io facevo i riassunti mi dava dei micado. Quindi purtroppo devo sostenere la sua tesi perché quindi, okay. Le ha fatti anche lui, sono sicuro. Allora, doveva essere una serata tranquilla. Serata shopping. Esatto, allora Eric... il messaggio era tranquilli, vi do l'elenco delle cose che potete comprare, sarà una serata shopping. E voi che ci credete? Io c'ho da fare al lavoro, forse non riesco a venire, ma tranquillo, tanto è una serata dove non si fa niente, serata shopping. Con questa premessa, esatto. Allora, con questa premessa Eric si riprende dal suo incubo determinato dall'avvicinamento della nave madre dei Paria al sistema di Coriolis. Allora a quel punto i nostri prodi, dopo essersi ripresi, si avvicinano a Coriolis, prendono contatti con Seddighi, che è il mandante del recupero di Gurbani, e Seddighi gli riserva un attracco sicuro e tranquillo nella parte alta della stazione, esatto, in modo che non ci siano problemi a causa delle recenti rivolte. I nostri attraccano, consegnano Gurbani, ricevono il premio in denaro che utilizzano in parte per saldare il debito di Samad sull'acquisto della nave, anche se non è più la stessa nave. Ha cambiato nome, dettagli. Cambiato cose, è tutta un'altra nave. Era una nave di classe 3 che vale 1 milione di birre, quindi è esatto. Una classe 3. Il debito quello rimane. Dettagli. La nave da 1 milione di birre. Dopodiché... No, il buon Seddighi li invita al ricevimento dato perché è stato recuperato il suo fantastico amico. Alla fine di una snervante trattativa all'interno del gruppo si decide che Eric non ci va. O almeno spero non gli va bene. Consumo pace. Esatto. Dopodiché avviene il più classico degli split. Don't split the party. Split. Esatto. Samad va in una cabina di lusso dell'albergo di lusso del quartiere di lusso a ritemprare i suoi nervi sfasciati e nel frattempo cerca di farsi fare un vestito. Pessima idea. La parte pessima. Più importante della... Esatto. Ilona, se non mi ricordo, rimane su una nave. No. Crea un clima tropicale nella sua esatto, stanza. Esatto, sei andata anche tu in albergo, sei salita in stanza, hai creato un clima tropicale, poi ti sei spogliata e hanno beccato la terza gamba. Che non sappiamo cos'è, il terzo braccio. Che non sappiamo di che cosa sia. Un enorme cazzo. Potrebbe essere addirittura il pezzo aggiunto al nostro microfono. Questo oggi è metallo, ma è anche abbastanza scadente. No, pessimo. No, ma in realtà non volevo fare metallo, era semplicemente... Ha detto cazzo di lepre. Ma no, ma era una citazione di Pingu, non era metallo. Perché Pingu dice cazzo di lepre. Certo. E alle prove del cazzo. Lo aggiungo io il metallo, ma andiamo pure avanti. Ti passerò il link. Sì, no, va bene, cioè sì. Allora, quello originale di Pingu non dice né cazzo di lepre né lepre del cazzo.
quella interpretata, sì. Ok. Invece lo sparuto gruppuscolo. Allora, dunque, Zero viaggia nel tempo. Esatto. Compra delle cose nel futuro. Compra delle cose di notte per poi tornare di giorno per giocare il resto dell'avventura. E finisce nelle fogne. È stato un timelapse molto bello. Dove stiamo andando non ci servono strade. Quindi sappiamo come finirà. Cioè, con lui che comprerà. A meno che non sia stato Zero che era seduto in meditazione e si è immaginato tutta la trattativa. Se moriva durante, perché è l'unico modo in cui lui si può controllare da non uccidere la gente, per quello non li ha uccisi. Può darsi, perché era solo nella sua mente. Quindi Zero viaggia nel tempo, mentre Ron e Eric. Allora, Ron praticamente insegue gente che ci controlla. Che come sempre. E scopre un complotto totale. E su questo complotto totale vorrei spezzare un'arancia a favore di Zero. Un'arancia? Sì, un'arancia, esattamente. Perché fosse stata veramente serata shopping, quel timelapse era una cosa normalissima. Perché esatto. Ognuno di voi faceva capo di suoi il pomeriggio. Esatto. E invece, nell'istante in cui Zero se ne va e fa la sua cosa, 15 persone ti accorgi, Ron, che stanno seguendo Samad. Esatto. Quindi Ron le segue. E seguendole, facendo giri e varie peripezie, alla fine si arriva a un tunnel che riporta di fronte all'albergo. Mm-hmm. Andando avanti a seguire il percorso di queste persone, si arriva a un negozio di abiti che ha vista albergo e in particolare ha vista stanza di Samad. Samad viene avvertito della cosa, lui e Ilona decidono di rimanere fuori dal negozio e invece Zero è sul tetto a fare il cecchino e Ron e Eric invece entrano all'interno del negozio. Entrando all'interno del negozio scoprono che è sostanzialmente vuoto, le persone che ci sono dentro scappano giù per una scala mentre Ron verifica che il negozio sia a posto con Ilona che nel frattempo è entrata. Zero stava facendo esperimenti sul tetto, esatto, con un altro tizio. Esattamente, Zero stava duellando allegramente con un altro tizio sul tetto finché a un certo punto non ha avuto la meglio. E ha scoperto che fanno anche le pistole silenziose. Esatto, per la sua una pistola silenziosa. E quindi Eric si butta giù per le scale, scopre un altro tunnel scavato nell'acciaio come quello che era stato scoperto precedentemente da Zero, alle fogne. Che conduce dritto alle fogne. Quando entra nel condotto fognario, le persone che lui sta inseguendo lanciano, non mi ricordo se tre granate soniche. E quindi Eric sviene all'istante e il possesso del suo corpo viene preso dall'abitante. E qua si scopre una cosa su Eric, è Venom. Vero! E qua si scopre anche un'altra cosa, che non era una giocata shopping. No. Ah, altra cosa, Samad ha detto a Ilona, vorrei fare una specie di lampada del genio versione Coriolis, quindi sì. Probabilmente fatta con un tappeto, per intrappolare l'abitante di Eric. Esatto. E Ilona gli ha detto Samad che inoltre usa le sue fortissime qualità di capitano per dire a Ilona non entrare nel negozio, e Ilona entra. Sì, ma poi l'ho tirata fuori, se non mi sbaglio. Sì, eh? Esatto. Sì. Sei entrata e hai detto, Ilona, te l'ho detto fuori, appena lei è uscita. Il tizio sul tetto gli ha preso la pistola e sta scendendo di sotto. Per esattamente. Anche perché ha fatto una prova di first aid, ma fallita. No. Sì, ha fatto una prova di first aid e col dito dentro la ferita. E tu mi sa che morirà. E sono sceso giù. E Ilona inoltre ha detto a Samad. Esatto. Di essere una mutante. Trascinando. Ho detto, anzi, devo dire una cosa importantissima. Io sono... Punti oscurità. Ah sì, io sono una mutante, ho detto vabbè sti cazzi. È la più sana del gruppo. Sicuramente, me compreso, quindi. Poteva andare peggio. Bene. Allora, voi sentite questo rumore assordante provenire dalle fondamenta del negozio. Io stavo scendendo le scale, quindi lo sento proprio. Lo senti e per un attimo sobbalzi indietro perché il suono è talmente forte che il tuo primo istinto è tapparti le orecchie. Bene. Al che dopo mi dite che cosa volete fare. Io sto trascinando il tizio dentro giù per le scale per andare a raggiungere gli altri che immagino siano entrati. Mm-hmm. Io, sapendo che Eric è sceso, prima vedo che non stia succedendo, cioè rimango fermo qualche secondo per vedere che lui non stia correndo di sopra, che non ci sia un tacchino in fiamme che sta correndo Eric. Di sopra. Sì. No, da sotto non senti provenire nessun rumore dopo. Questo non è detto perché ho sentito un'esplosione che mi ha perforato i timpani, quindi
è affidabile fino a un certo punto. Quindi dopo qualche secondo che vedo che non sta correndo su nessuno, allora mi muovo io per andare a vedere che cosa diavolo è successo. Perché ho paura che Eric sbrocchi completamente. Io faccio cenno a Ilona di seguirmi e mi avvio anch'io, perché se veramente le granate soniche hanno fatto svenire Eric, io forse sono la persona più indicata per... E mentre voi entrate sentite da sopra, si sente tipo... il piede che scende. No, il tizio con la testa che sbatte. Sì, ah, la testa, ok. Stai tirando per i piedi, giustamente. No, per le braccia. Certo. Tanto è morto. Vabbè, allora. Ora è morto. Non penso di dare fastidio. Ok. Vi ritrovate quindi al piano inferiore. Che vediamo? Il negozio è la parte d'ingresso. E noi siamo al piano inferiore, loro sono sotterranei. Ah, giusto, che scemo. Sono sotto. Apparentemente all'ultimo grido della moda. Di sopra non c'è nessuno e per cui si scoltivo. Nel frattempo vedi scendere Zero con un cadavere. E Ron che da dietro si sta riprendendo, comunque non ha visto nel dietro. Lo intravediamo Ron per le scale che sta scendendo? Sì, la porta che conduce al negozio è aperta. Ron, è questo il tizio con la maschera? Ha una strana maschera. Mentre lo perciò. Gli do un'occhiata molto veloce. Non sembra lo stesso tizio. Boh, non lo so, ma cambiava aspetto. Eric è di sotto e quelle esplosioni non so se l'hanno reso inoffensivo o fatto incazzare. Oh cazzo. Riesco a trovare velocemente i proiettili per la pistola mononucleosi? Provi dei dardi. Ah, ci sono solo i dardi, che sono quelli che facevano stordivano, no? Boh, non te l'ha neanche sparato una dopo. L'ho sparato io in faccia. Poi è morto. No, gli ho sparato col fucile a Mesoni. A Mesoni per ucciderlo. Appunto, è un po' difficile vedere gli effetti del dardo se il round dopo gli hai sparato un cannone a raggi X in faccia. Vabbè. E non ha avuto il tempo il dardo di agire. Ok, però era un dardo con qualcosa, non era una era cosa un dardo letale. Qualcosa. O magari c'è del veleno letale, però è qualcosa che agisce dopo. Può essere. Non era un proiettile. In 10 secondi non ha fatto il tempo di agire. Però anche il dardo delle freccette, se te lo tirano nella tempia, ti ammazza. Va bene, mi prendo il coso dei dardi e seguo l'ora dopo giù. Ok. Scendo anch'io. Io vi faccio cenno di stare un attimo indietro e comunque tengo la spada mononucleare. Benissimo, io sto indietro, stavo un po' indietro. Sì, indietro. Io invece vado di fianco a Ron, cioè è appena dietro ma di fianco. Cominciate a scendere le scale e il tunnel è deserto. Io con la torcia accendi vedo. Per lustri e ti ricorda molto il tunnel che avevi trovato in quella sottospecie di lavanderia. Traccia di delle granate? Sì. Io chiudendo una, sono ancora calde? Non so se una granata sonica possa essere calda, però... Beh, magari diciamo c'è il frigolio elettrico, qualche corrente residua. Quindi sì, usate da poco. In fondo l'esplosione era il suo... Io chiudo gli occhi, tiro un respiro e faccio Mindwalker su Eric. Ok. lo fallo. Sai quando in D&D dici provo a fare l'invocazione del magico. 2-6. Quindi due successi. Allora la sensazione può essere quella, però è difficile da descrivere, come entrare nella mente di uno che sta dormendo profondamente un sogno senza sogni. Ok, ho capito. Di nero. Sì, nero ovattato, quella... Ovattato. Ovattato è la descrizione più calzante. Ok. Una cosa. Mm-hmm. Beh, no, questo... Niente. Gli dico... Eric probabilmente è svenuto. Dai suoi occhi non vedo nulla, quindi... O la sua coscienza è completamente addormentata o è a terra, semplicemente. Vado avanti. O l'hanno rapito e non sanno in che guaio si sono cacciati. Sì, in ogni caso è svenuto, non ha un cappuccio in testa perché non sento sensazioni simili a spostamenti. È come se fosse stordito, proprio. Io faccio qualche passo avanti e cerco di svanire agli occhi della mente. Aspetta, sì, beh, tu svanisci. Beh, recuperiamo. Ci servono i dadi però. Dobbiamo recuperarlo, innanzitutto perché nessuno sa che diavolo di guaio si sta ficcando se lo prendono con loro. Sì, assolutamente. E seconda cosa, perché bene o male comunque è un nostro compagno. Sì. Volenti o nolenti.
La parte quello... umana è il nostro compagno. No, la parte demoniaca. Non so. Quella umana non l'abbiamo mai conosciuta noi. Esatto, magari antipatico. È stato Però mi ha salvato la vita. Giusto. L'unica cosa che mi domando è: tu hai provato ad accedere alla mente di Eric? Ai sensi, sì. Sì, ma era Eric o l'entità dentro Eric? Io quando... è difficile da spiegare. Io sono sicuro di potermi proiettare e sentire quello che sente e vede lui per qualche istante nel suo corpo. Quindi ci sono due possibilità. O lui è KO e di conseguenza è svenuto, oppure ciò che era Eric è completamente tagliato fuori dai suoi sensi e quindi qualcuno sta manovrando il suo corpo, ma io non ho modo di vederlo. Se fosse quello che dico, e noi abbiamo sempre conosciuto Eric oscuro, certo, tu potresti essere abituato ad entrare nel corpo di Eric, ma è quello sbagliato. Quello che stai vedendo adesso potrebbe essere il falso Eric che è addormentato all'interno del corpo del vero proprietario. È assolutamente possibile, però Gurbani mi ha detto che quando lui era... chi? Quello che ci ha messo in tutto questo casino? Sentite sul metallo, no, qualche metro più avanti. Intanto andiamo e abbasso la voce, dico, in realtà quello è SDG, che abbiamo fatto una missione per lui, ma Gurbani, mentre era indemoniato, mi ha detto di star assistendo come uno spettatore a tutto quello che la creatura gli faceva fare. Quindi, dato che questa capacità, che è anche la prima che ho sviluppato, è molto basilare e crea un collegamento con i sensi di un organismo, io non penso che ci sia un grande distinguo fra la personalità che manovra il corpo. Se il io sai che non ho mai creduto in tutte queste cose. Ma dando per assodato che quello che mi avete raccontato in questi anni sia vero, certo, penso esattamente il contrario. Proprio perché la tua è una capacità grezza e poco raffinata, potresti essere in grado solo di percepire la superficie di qualcosa. È verissimo, cioè io non... E lui non era in superficie. Io non sono mai entrato nei sensi di qualcuno con questa situazione particolare, quindi la realtà è che non sappiamo. Non sappiamo. Nell'input della spia, ecco. Aspetta, l'input. E allora io sono arrivata. L'aveva tracciato. Tracciato. Sì, la tracciatura me lo ricordo che avevi trovato. All'interno del negozio. Sì. Dov'è che arriva? Da dove parte il segnale? Ah, però posso fare una cosa meno raffinata. Sì. Un po' più raffinata. Dal. Allora, c'è alcuni computer sul retro. Ok. Che sembrano computer di inventario. Okay, allora mentre loro vanno giù, comunque vanno nel tunnel, io cerco i dati in modo da magari recuperare le registrazioni e cancellarle se possibile. Sì. Ma dai fuoco al negozio, via. È da tanto che non diamo fuoco a una taverna, una locanda, qualcosa. Hai ragione. No. Proprio in fumble in generale. Sì, sì. Ok, da vicino. Ok. In effetti avrei dovuto utilizzare un altro potere. Adesso ti do un altro. Allora, un successo e tre vantaggi. Un successo e tre vantaggi. Tre vantaggi, esatto. Ok, allora, i dati li riesci a recuperare. Vedi che ci sono alcune registrazioni, soprattutto audio, sì, e una sola video. Ok. Che ha un grand'angolo di ogni stanza. Va bene. Quando tu hai mandato tutta la tua scansione, hai beccato più di una videocamera. Ce ne sono almeno tre per stanza. Quindi sembra che sia l'unici ad aver messo dei sistemi di sorveglianza all'interno della tutti stanza. Ci tengono d'occhio. Non è detto che non siano dello stesso albergo. Chissà chi sono i primi che hanno visto altri due arrivare e mettere la loro. Ma si riesce anche a risalire, cioè ok, da qui è partito il segnale. Sì. Riesco anche a risalire se questi dati vanno a qualcun altro? No, questi dati arrivano qua e si fermano qua. Tu hai un comunicatore? No, nessun altro comunicatore, ho il mio pad e basta. Il tuo pad è mandare gli sms. Io non posso mandare un messaggio a lei, quindi. No. Teoria no. Accesso a Corioligram, però, quindi sì. Comunque, recupero quei dati. Mm-hmm. E cancello quelli che si sono. Se riesco. Okay. Sì, no, ci riesci, benissimo.
tre vantaggi. Se ti rendi conto del tizio con la maschera ipertecnologica morto lì di fianco. Ormai, ormai siete miei. Consigliate ad altri giocatori di fare pustorinate. A me quando, quando faccio loot c'è un sacco di gente che dice faccio una pustorinata. Il tempo è giunto. Sì, il tempo è da un po' che è giunto. Prima ha provato. Sì, perché io volevo dirti di controllare la maschera. Prima ha provato a conquistare il mondo cartonando la gente. E non funzionava. Il tizio che è morto non è morto, sì è morto, te lo confermo senza un tiro. Con i tre vantaggi, se riesco a finirlo di dire, vedi che nel computer si attiva un allarme di prossimità che individua la presenza in arrivo dalle comunicazioni tracciate all'interno della rete di Coriolis che sta arrivando la polizia. In negozio? Beh sì, okay. Nella zona sicuramente. A causa delle granate e degli spari che hanno sentito. Ah beh, era ovvio che sarebbe arrivato qualcuno, quello sì. Chi lo sa se era ovvio, se non facevi tre vantaggi. Io non ho sentito lo sparo mio. Ma? Ma tre granate soniche. Sì. Ok. Ma è una caffettiera che esplosa. Minchia. Una caffettiera laser. Io ti do un altro dark point. E... perché Rona mi fa, come si dice, mi fa dubitare della mia capacità di percepire tramite i sensi di qualcuno, e allora io proietto i miei sensi altrove e tramite clairvoyant ottengo una visione di un oggetto, una persona, capendo dove può essere trovato. Il Dungeon Master decide come funziona, cioè come funziona la visione, e di base io capisco. Scrutare. Allora aspetta un attimo che tiro un attimino qua. Scrutare in metallo, però. In stessa maniera. 6, cioè un 6, successo. Giusto perché io voglio capire dove si trova, quindi se come è messo, se sta ballando in mezzo dei cadaveri. Allora, effettivamente hai beccato quasi la scena corretta. Vedi che non sei a quel livello ancora. No, lo so. Ma vestito di porpora e in mezzo a un altare, tempio, non capisci dov'è, di preciso sta facendo un gran chiasso e festa, che tu ricevi solo immagini, non sei riuscito a vedere. No, sì, certo. Molto diretto, però le immagini riesci a vedere. Sta facendo un gran chiasso e festa all'interno di un luogo con tante persone che sono riverse per terra. Fammi una prova di catcher. Immagino, secondo me tu vedi ragazzi che scende dalla telecamera e vedi schizzo di sangue sulla telecamera. L'immagine che si sposta e lì, vedi uno che sbatte e sposta la telecamera. Ho cominciato a vedere la seconda stagione di Happy e praticamente queste immagini di Eric sono praticamente... Ho fatto un botto di vantaggi, ma ho fatto 1, 2, 3, 4 vantaggi. Ti sembra di averle già viste quelle tuniche? Spingo. Spingi. Sono i paria. Fumble. No, nemmeno Fumble sei in grado di fare. Esatto. Io ne ho fatti già due. 11 2. Davvero? Allora, tu praticamente mi hai appena detto questa, mi hai appena finito di dire questa cosa, non siamo certi, vedi gli occhi che mi si fanno lattiginosi per un attimo, poi tornano lo so. Poi tornano a fuoco e ti dico mi sa che avevi ragione tu. Non ho ben capito dov'è, ma pare sia un tempio. Mi sembra di averlo già visto, ma non riesco a... Gli descrivo come erano fatte le vesti. Hai calcio? No. Vabbè, sono un ignorante di merda. Comunque, ma è survival. Prova. A survival. Bisogna sopravvivere ai pari, quindi... Ecco, 1, te lo 2, concedo. 3, 4, 5, 6. Siamo arrivati a un attimo che sto precedendo. Sì. Rumori e cose sinistra o destra. E... Due successi e tre vantaggi. E allora, cazzo sono dei paria. Vedi, lo sapevo anche senza tirare. Lo so, okay. Ma... esatto. Pare che fosse una gran festa per lui e per il resto fosse un po' un mortorio. Allora, o i paria ci stanno tenendo d'occhio e quindi quelli sono i tizi che ci stavano seguendo e hanno assunto un mercenario perché quello non era un paria. Oppure quello che hai visto tu è la fantasia del demone che risiede dentro Eric, che sta continuando a... No, perché ha una visione col suo potere. E allora quell'affare sta correndo molto velocemente attraverso queste fogne, ha trovato un posto o ci è stato portato, non lo so, è successo tutto nel giro di pochi secondi perché
Non siamo stati in giro 20 minuti? No. Beh, con un coefficiente, 2-3 minuti. Con un coefficiente di oscurità di 70 miliardi di milioni, magari si teletrasporta. Ci sono a destra o a sinistra tracce? Sì. Rimane. Sì, scusami, la fognatura va sia dritto, destra, sinistra, e ci sono tracce che vanno in ognuna delle direzioni. Aspetto rotto. Rimane il problema che qualcuno le ha lanciate quelle granate. Il cadavere non l'abbiamo trovato, quindi o se l'è preso in braccio lui e l'ha ucciso insieme agli altri, o è stato portato là per fare qualche cosa, si è risvegliato e adesso si sta divertendo molto. Io non sono dell'idea di avvicinarmi così tanto mentre lui si diverte. Sentite, con Survivor capisci che a sinistra e a destra stanno andando delle tracce umanoidi, a dritto è strascicato qualcosa, come un mega pipone. Mi sembrano più fresche? È tutto fresco, è successo da 2-3 minuti. Beh, anche quelli destra e sinistra? Sì, sì. Beh, io vi dico, vabbè, adesso io il mio lavoro l'ho fatto, lascio a voi il tracciare io la pista. Io batto sul muro qualche metro avanti a loro, sul tunnel dritto. Sulla tempia di Samantha, lui è vicinissimo. Ok, no, io ero più avanti di voi. Hello, cosa? McFly, io li precedo di una decina di metri avanti. Ok. Io intanto... dato che stanno per arrivare la polizia, prendo dei talismani. Stanno arrivando in chiesa. No, produco un po'. La pula. Cerco di mettere il morto seduto al computer. Va bene. Ok? E prendo spunto da questa cosa per cercare di attivare un cortocircuito e fare partire. Metti il morto seduto con due dita nella presa elettrica. Esatto, si è suicidato, è evidente. La forchetta in mano della presa. Esatto. Scrivi sulla presa pulitore di dita. Esatto. E cerco di far partire un cortocircuito e mi... High technology. No. Sì, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Tutto ciò che serve per essere cialtroni. Non ci facciamo mancare nulla. Vai, weekend con il morto. Grandissimo. C'è? No. No, però spingo. Per questo piano geniale, perché non buttare dei dark point? Per darti un dato in più. No. Le grandi. C'è. Un successo in vantaggio. Esatto, visto che bel sistema. Ah, guarda. Sovraccarichi. È quell'angolo del tavolo, però, perché qua funziona da Dio. Sovraccarichi la cella d'energia, quindi fra un tot di minuti il cortocircuito farà scoppiare un incendio. Ok, fantastico. Allora comincio a scendere. Fantastico. Loro sono intrappolati nelle fogne con un incendio sopra. Deve sono usciti dall'altra parte. Deve essere usciti di là comunque. No. Quindi entro anch'io nel tunnel e cerco di incrociare loro. Sono tre passi sotto, perché sono andati chissà dove. Quindi solo 10 metri ha fatto in più zero per staccarsi nel tunnel da loro, ma lui è rimasto a usare i poteri lì immediatamente sotto, loro pure, quindi appena scendi le scale e fai rumore loro si sentono arrivare e li incontri subito. Niente, Ilona ha fatto data gin su Facebook, cambia la passo. Ha fatto data gin in real. Io non ho mai scritto quel commento su Facebook, l'ultimo. Io non ho fatto niente. Sì, neanche io. Era per dire data gin. Adesso metti le dita in questa presa, Roberto. Esatto, fatto... guarda, c'è lì per pulirsi le dita. Vai. Cambia la password. Beh, se uno fa smile che ride, smile che ride, smile che ride sul nostro video, può anche avere una password. Ti tolgo da amministratore. Ecco, forse è il caso. Così, for fun. Prima di trovarsi video porno. No, beh, quelli mi vanno ancora bene. Porno. Voi intanto andate avanti. Allora, vado avanti parlando con Samad, dato che ero in costruzione, sto guardando il muro per un attimo. No, io sto guardando le tracce per terra. Certo. Mi sa che dobbiamo andare avanti nel tunnel perché a breve arriverà la polizia qui. Sì. E tra l'altro su di sopra c'era del fumo. Ah! Ti prego, manipulation. Questo è un po' obbligatorio. Sì, dai. Dai, notte. Senza usare i feromoni. Esatto.
senza tirarti una palla di dodgeball. Ma comunque in tutto questo della polizia e tutto il resto, io vi ricordo che comunque il nostro talento di gruppo serve a dare le bustarelle e a non avere che stavo esattamente sì. No, vabbè. Cioè, è quello che Samad ha fatto dall'inizio della campagna. No, scusate, non è meglio dal fuoco con New York. My bad. Ho fatto 2-6 e 2 vantaggi. È un contrapposto o lui, lei c'è riuscita? Non so come funziona sta cosa. Non penso che sia contrapposto. No, c'è riuscita, dai. C'è riuscita, no, non c'è. È molto credibile. Sì, infatti. Beh, sono sincera io. Beh, la cosa migliore sarebbe comunque parlarci con queste persone perché non abbiamo fatto niente. Tua moglie fa paura. Sì, 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 sì. È lo sguardo con cui le dice questo. Esatto. Sì, sì, sì. Perché sono anni di esperienza da call center. A dare fuoco ai negozi. Esatto. A invitare persone a mettere le dita nelle prese della corrente. Non ti piace questo lavoro? Metti il dito lì. Avrei risposto a tutti i mali. Va bene, d'accordo, allontaniamoci. Però la realtà è che la cosa migliore sarebbe stato parlarci con i poliziotti. Come sempre. Sì, è vero, sì. Hai ragione, insomma. Perdonami. Di che? No, è che sono molto insicura nel parlare con le persone dell'autorità. Potrebbe succedere sempre qualcosa. Ma sì, ma ci mandate me. Apposta. Sempre succede qualcosa e abbiamo una carrellata di gente morta. Esatto. Al casello dell'autostrada. Mio figlio. Scusa, trovo più il mio braccio. La strada di Lone. E io che sorride mentre ci pensa. E io che arrivo con un tappeto. Esatto. Perché io lo so come va. Dicendo, la strada di Lone e la streccata di tappeto. Esatto. Ma aveva solo chiesto indicazioni. Ma non è brava con l'autorità. Dai, io sto andando avanti comunque. Seguiamo Rob. Avanti dove? Sinistro, destro o dritto? Dritto. Ma già da 5 minuti fa. Dritto. Sempre sì. Dritto. Ok. Dove c'è lo strascico. Continui ad andare a dritto. Quindi orientandoti più o meno quello che riesci a ricordarti, stai andando verso il centro, mm-hmm. Verso la colonna centrale. Continui. Prosegue per almeno una cinquantina, centinaio di metri, poi c'è un tombino sopra di voi e sembra che abbia preso verso l'alto. Anche l'umidità la vedi un po' appiccicata verso le pareti. Ron, o andiamo negli altri? Non so da che parte possa essere andata quella cosa, onestamente. Se stiamo seguendo poi quella cosa, anche questa è un'ottima domanda. Possiamo provare uno degli altri tunnel. Però faccio una cosa, tanto con loro mi sono palesato, sono ancora abbastanza inosservato, apro sopra giusto per dare un'occhiata alla tartaruga ninja. Ok, apri, sei in un parco e vedi che su una panchina c'è sdraiato Eric a prendere il sole. Lasciate che ci parliamo o io o Samad. Sì, io esco sopra. Samad come risorsa a fare estrema. Il palo. Ragazzi, io ve lo dico. Adesso ve lo dico. Vi faccio segno di tornare giù, cioè di evitare di avvicinarci. Lui può uscire tranquillamente, non. Sì. No, ma è per parlare senza che lui senta. Allora, non è mia intenzione. Ma avete presente quella cosa che ho fatto con l'oscurità che abitava? Mm-hmm. Ho perfezionato quel genere di capacità. Penso di poterlo fare anche con Eric. Se avessimo un contenitore adatto, potrei anche vincolare quella roba. Cosa vuol dire un contenitore adatto? Che cos'è un contenitore adatto? Sto facendo delle ricerche e lo scoprirò poi. Adesso non. Ah, quindi non lo stiamo per fare adesso? No, io ti sto dicendo. No, non lo stiamo per fare adesso. Anche per il contenitore adatto ci vuole tipo il silo di Coriolis, dell'acqua. Allora, magari volevo usare le fogne di Coriolis. Allora, non abbiamo un contenitore adatto e non voglio farlo ora. Non voglio farlo ora. Ma qualora non avessimo nessun'altra opportunità e qualora fosse l'ultima estrema risorsa, meglio combattere quella cosa quando io la posso tenere bloccata. Qualsiasi cosa sia, ce la puoi fare. Non solo, a voi lo dicevo. È anche meglio combattere quella cosa dove c'è dell'altra carne da macello, sì, oltre a noi. Esatto. Il fatto è che noi non possiamo fare molto. Beh, la spada, la sua spada funziona e io ti posso la dare. Sua spada ha ferito l'oscurità che era dentro di me, ma l'oscurità che dentro di me non era neanche un
sarebbe diretto, non riesco a fare un paragone con qualcosa di esistente. Beh, le armi le abbiamo, che poi siano inadeguate alla potenza della creatura, questo è un altro discorso. Non abbiamo la bacchetta spara raggi. No, però possiamo produrre armi partendo da quella bacchetta. Sì, non qui adesso. No, non ce l'abbiamo. Armi, potrebbero farci comodo delle ossa dei martiri. No, ottimo! Mi piace nel tempo, grande. Fantastico, bravissimo, grande Rob, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Beh, vediamo di uscire tutti bravo, lì da qui. Giusto perché, affinché voi lo sappiate. Ok, lasciate allora che ci parli io perché... Certo. Innanzitutto sono il più sacrificabile e secondo io sono anche quello a cui dà più retta. Ti faccio da palo. Salgo anch'io, però mi tengo lontano e controllo che nessuno vada a disturbare. In questo momento mi sto immaginando la caprita di Jurassic Park che va a parlare col T-Rex. Ma scusa! Amico! E quindi niente, esco dal tombino e vado verso la panchina dove sta seduto Eric. Mm-hmm. Seduto o sdraiato? Sdraiato. Sdraiato. Fortunatamente nel parco non c'è nessuno. Vabbè, se no li guardavo talmente male che scappavano. Non c'è nessuno, non c'è rimasto. Nessuno. Questo non lo sappiamo. È un parco vermiglio. Ma cos'è quel braccio sull'albero? Oh, un albero. Zero che è stupido e fa. Oh, un albero delle braccia. Esatto. Infatti, com'è quella statua hindù con tutte le braccia a mo' di raggi di sole? È un parco delle belle arti, cioè delle belle arti in realtà, arti ovunque. Mi avvicino alla panchina con le armi infoderate e mi siedo in fondo ai piedi di Eric sulla panchina, tranquillo, mi appoggio con i gomiti sulle ginocchia e gli dico... Beh... Esatto. Come va Eric? Sono sveglio? No. Ah, ok. Sta dormendo. Almeno sembra sopito. Mi tiro una Coca-Cola in terra. E li sveglio, ma tanto no. Provo a fare questa cosa. Provo a fare questa cosa. Prendo la spada e gliela metto nel cuore. No. Chiedo, se non sei Eric, sei sveglio? Che fuori? Vedi che lui non fa della grossa. Mi giro verso di loro. Sta dormendo. Vediamo. No. E allora mettiamolo in un tappeto. Scusa, ma quindi mi stai dicendo che l'hanno stordito con delle granate, l'hanno portato qui, l'hanno appoggiato sulla banchina? No, credo che sia andata più come un piccolo bambino che fa festa fino a tardi mangiando un sacco di zucchero e poi sviene. Ma come ha fatto? Non c'è niente qui a parte la loro tre braccia. Non c'è nulla qui, era davanti a noi di non più di un minuto. L'albero delle braccia è ovviamente una bellissima statua al centro di questo parco che rappresenta l'unione di tutte le nazioni. Non è andato avanti a noi per più di un minuto. Non mi quadra. Non so dirti... Io provo a cercare di capire se c'è tipo un tempio dei... Adesso mi sputi in faccia, ma tipo un luogo di ritrovo dei paria, un tempio qua vicino. Il circolo dei paria. Certamente, questo è il piano delle delegazioni. Allora, io provo con calcio... A vedere se lo trovo. Cioè, da sapere dov'è rispetto a qui, proprio in termini di quanto è rompato. Io invece mi guardo intorno per vedere se c'è qualcosa di strano. Tipo un cespuglio dei cervelli. Il cespuglio dei cervelli. Che cazzo ti è venuto? Il cespuglio. Esatto. No, guardami intorno se c'è qualcosa di strano, tipo o del fumo che esce da qualche parte o delle grida che sento in lontano. Observation! Quanto è lontano c'è qua di paria? Da qua? Allora, all'incirca un 600 metri, 500 km. La vostra sfiducia comincia ad essere offensiva, Se ti giri tutto intorno a te, vedi del fumo venire più o meno a un 150 metri dietro di voi. Dietro noi da dove arriviamo noi? Sì. il negozio in fiamme. Okay. Qualcosa di strano c'è? Altre tracce, niente?
qualche sirena. Io dico, guarda, se nelle visioni c'erano dei paria, in realtà meno di mezzo chilometro da qua c'è un ma non può aver fatto in tempo. Perché? Perché era neanche 60 secondi davanti a noi. Quindi vuol dire che ha una velocità che poi, vabbè, è possibile che lo faccia, ma una velocità smodata. È uscito, è andato, ha fatto la strage che tu hai visto. Ha fatto tutta la strage, è tornato qui senza lasciare tracce, sì, vero, e si è addormentato sulla panchina. È sporco di sangue? No. E si è pure pulito. Non era sporco neanche quando l'ho visto io, però i corpi erano rivesti. Ti do una riflessione. Quando tu hai fatto chiarovegenza, sì, tu ti sei concentrato, dopo le parole di Claudio, sulla sua presenza oscura. Si è separata. Prova a rifarlo. Prova a rifarlo se vuoi e vedere. No, glielo dice zero. Allora, no, glielo dice zero. Quando io odio avere sempre ragione. Beh, aspetta, avevi quasi ragione, perché in effetti io ho sentito esattamente i sensi di Eric. Era veramente addormentato. Ma ancora adesso è addormentato? Sì. Dico, che dorme. Non rischiamo le forze dell'oscurità facendo prove infatti, solo per avere conferme. Guarda dov'è la creatura. Eric, lo sappiamo dov'è, è qui. D'accordo, ci provo. Il fatto è che ho un problema. Io provo a fare clairvoyant su Azared, su ciò che io conosco essere la creatura che lo abita, il gin che lo abita. Azzardo, vai tranquillo. 1, 2, 3, 4, 5. Magari fosse Azzare. Porca merda. Che sistema di merda. 4, 6, 4, 6 e 2, 5. Oh, tutte le volte come sale sulla ferita. Solo tu. Sì. Dai, ha tirato 9 dadi. 9 dadi. Vabbè, l'altra volta ne ho tirati 40. È come fare una bella palla di fuoco. Ma è che Roberto fa schifo con i dadi da 6 e basta, solo quello. 40 ne ho tirati. Questa è la classica conversazione da panchina. Quando saremo vecchi sulla panchina del palco, esatto. Di Roberto dirà: ti ricordi? 40. E io no. Così. E se è ancora posseduto, no? Esatto. Saremo tutti Angus. Allora, ti focalizzi. Questa volta senti sensazione, calore, udito. Un baccano tremendo, senti. I vantaggi li uso per raccontare, tipo in trance, per raccontare e bisbigliare quello che vedo e quello che sento a loro in tempo reale. Ok. Se si può fare, cioè, sì, quattro successi, due vantaggi. Mimi i movimenti, sì, sì, e ripeti a pappagallo quello che senti. Vedi che sei in un tempio dei paria, ora è più che chiaro perché vedi anche il loro simbolo, l'effigie del giudice sopra. Certo. Sembra un edificio un po' ricostruito al loro scopo. Okay. Quindi o è un'ambasciata o qualcosa di simile. E vedi che c'è questa specie di cosa non umana, perché sta rivorticando su se stesso, che sta prendendo la gente e alcune le sta appendendo ai muri, altre le sta... E non ci sono cose per appendere. No, allora, è violento sì... Mortale non sempre. Si vuole divertire. Si sta divertendo. Si sta divertendo e sta sconquassando sulla spalla. Quello che però percepisci a modo è che lui sta cercando qualcosa. Qualcosa che vuole distruggere. Il cubo. Però non riesce a trovarlo. Forse non è qua, sto pensando. Ma io là non ci voglio andare. E stacchi. Avete posto? Scuoto la testa un attimo, vi no, dico. Tu non mi interessa di quello che sta sì, facendo. Sì, sì, no, io se lo meritano. Io sto bene. Io sto bene. Però, se interessa di questa creatura trovare qualcosa, ci sono due possibilità: o gli interessa o ne ha paura. Questo vuol dire che se lo troviamo prima noi abbiamo un vantaggio. C'è un'altra possibilità: che la creatura adesso non è in Eric. Lo prendiamo e ce ne andiamo da questo posto di merda. Spera che la creatura non abbia un certo attaccamento per Eric, perché se lo ritrova sono cazzi.
anche perché a questo punto, se effettivamente c'è qualcosa che ci può liberare definitivamente di quella roba, immagino che tu sappia che è meglio non lasciarsi indietro dei nemici che possono attaccarti quando meno te lo aspetti, in forze, mentre tu ti trovi praticamente con le braghe calate. Perché se quella creatura pensa solo a divertirsi, a cercare qualcosa, credo che sia attaccata ad Eric. Non credo che l'oscurità possa essere attaccata a qualcosa. Altra cosa nota, l'oscurità si prende anche nello spazio. Quindi per cui vuol dire l'oscurità è nello spazio, certo. Sì. Cioè, vuol dire che l'oscurità può viaggiare nello spazio. No, certo, abbiamo, certo. Pure, abbiamo avuto le prove. Non ha paura. Ma Zero non crede che sia affezionata ad Eric. No, no, cosa quindi probabilmente nota per se... tutti, dice. Mm-hmm. Cosa nota per potrebbe essersi in... affezionato a noi perché gli abbiamo procurato un sacco di divertimento negli anni. Non lo so. Allora, in realtà per dare forza all'opinione di Zero c'è una cosa da dire. Io so che sta cercando qualcosa e so che lo sta cercando con una certa insistenza, ma non è detto che necessariamente appunto sia qualcosa che la può mettere in difficoltà o sia un'arma che possiamo usare contro di lei. C'è molta incertezza in tutta questa situazione. Non so cosa possa essere la cosa migliore. Bene, nel frattempo possiamo vedere qualcosa. Psh, psh. Certo. Due schiaffi a Eric. Fa come prima. Lo scuoto, lo agito. Medichirurgi, gli tappo bocca e naso. È il medichirurgi di Zero. Ti tappo bocca e naso, ti svegli, fidati. A meno che non sei in coma. Tira Mystic Power. Aspetta. Io intanto guardo se Erika ha ancora addosso la droga che gli avevo dato io. Ah, quella è l'Enhanced. Esatto. Ce l'ho. Ce l'ha. La Mind Enhanced Drug. Sì, ce l'ho. Perfetto. Alla peggio. 3 successi e un vantaggio. Ottimo! Era il momento giusto per farli. Praticamente senti una scossa che ti sta per pervadere tutto il corpo. Riesci in qualche modo con... Non lo voglio soffocare, se vedo che prima di svegliarsi sta soffocando, tolgo la mano. Perché no. Di solito una persona normale si sveglia. C'è qualcos'altro che lo sta come proteggendo, mentre tu gli tappi naso in bocca, questo qualcosa sembra reagire, tu riesci a percepire un aumento dell'oscurità e ti fai indietro. Ti sta per sfolgorare. Tu riesci con la tua oscurità a creare una specie di parafulmine. Io faccio oscuro, cuore oscuro. Con la tua esatto. Culo oscuro. Nel senso che non si vede. Culo oscuro è metallo. riesci a creare una specie di parafulmine e in questa maniera scarichi a terra questa scossa. Ma non si sveglia. Se continuo così lo soffoco. No, perché ti sei dovuto staccare, se no ti continuavi a fulgorare. Ok. Quindi qualsiasi cosa. Vabbè, no, però cosa noi vediamo qualcosa o non si vede niente? Tutti dobbiamo percepire oscurità, come sì, talento. Sì. Ma i 3 successi di riflessi di Mystic Power sono per quello. Se volete fate un tiro anche voi di Mystic Power. Mi sembra. Io provo invece. Ma io so già che cos'è. Io invece provo a percepire. Mia paranoia. Io mi concentro un attimo e provo sentendo, appoggiandogli la mano senza soffocarlo, solo sulla faccia. Provo scorrendo con la mano cercando di capire se c'è un qualcosa che lo collega a qualcos'altro da qualche altra parte, che si estende da lui. Bingo. No, ti tengo valido il tiro di prima, sì, perché sì, l'hai percepito chiaramente. Ho fatto 3 successi anch'io, quindi. Non c'è proprio un filo, ma senti che c'è un eco di richiamo. Quindi come un segnale portante che va e torna indietro. Da quella parte c'è qualcosa che è collegato a lui. E direi che a questo punto non l'abbiamo scelta, perché in realtà... Magari l'ho lasciato qui per proteggerlo. No, lo puoi anche spostare da qua, lui sa dove tornare. Si sta facendo una gitarella, qualsiasi cosa sia, comunque non ci dobbiamo... Cioè, se vogliamo andare adesso, dobbiamo andare via lasciando qua Eric. No. E non penso che sia una cosa... No, possiamo però prenderlo e portarlo lì. L'altra cosa che riesci a sentire... è che quello che percepisci di questa oscurità stavolta è che è come un guscio. Cioè, prima avevo descritto che Eric, quando eravate sulla nave, era un puntino bianco in mezzo a un buco nero. In questo momento è come il profilo di una persona bianco circondato senza da un alone nero. Quindi come prima una specie di armatura. Un guscio d'uovo. In fin dei conti un guscio d'uomo in questo momento. Quindi lo sta tenendo soppresso. Portiamolo qui là. Dipende dove dobbiamo andare. Se vogliamo andare verso la creatura, non è il caso di portarci il segnale che lo stiamo proprio portando da lui, perché si insospettirà.
Beh, ma per farli ricongiungere. Ma noi perché lo stiamo portando là? Per farli ricongiungere, sono sicuro che tornerà indietro a questo punto. Se noi lo portiamo da lui è solo per trovare quella cosa che quella creatura sta cercando. E se vogliamo trovare quella cosa che la creatura sta cercando, portargli un segnale che noi ci stiamo avvicinando mi sembra la cosa più stupida che possiamo fare. Sussurro nell'orecchio. Che cosa stai cercando? Usi il tuo potere? Nell'idea del appunto di usare il tuo nuovo potere. Sì, esatto. Cioè, se no quello ti risponde con l'unione. No, l'idea è di vedere se riesco a comunicare con la sua parte. Vai. Col guscio. Okay. Col guscio. Allora, uso quindi Mystic Power. Mm-hmm. Usi mesmerismo. Mesmerismo. L'abilità di ipnotizzare l'oscurità. Un 6 è un vantaggio. Allora, qua è molto facile la situazione perché appunto parliamo del guscio. Mm-hmm. Quindi riesci a ipnotizzare l'oscurità del guscio da rilasciare un attimo questa sua presa sulla persona. Non riesci a liberarlo tutto, è troppo potente. Certo. Dovresti concentrarti di più in altro luogo con più calma, non è il momento. Puoi riuscire a fare una domanda e magari quello sotto il guscio riesce a rispondere. Ok. Quindi la mia domanda è appunto: cosa stai cercando? Cubo. Posso provare a fare un'altra domanda? O è... Non ce la fai, è troppo potente. Troppo potente, senti che anche se è quasi incazzate lo sta chiudendo e stringendo più forte adesso. Cos'è che hai risposto? Mi sono perso. Il cubo. Posso fare un tiro di culture per capire a che cosa potrebbe starsi riferendo? Meno 5 dadi. Ci provo lo stesso. Provo anch'io. 1, 2, 3, 4, 5. Calcio? Sì. Meno 5. Un talismano. Ah, fantastico. Mi spiace, uso il potere del gambler. Faccio un critico. Sti cazzi. Vuoi vedere? Un critico. Io posso con Blessing dare un più 3 a un'azione. Sì. Però ho un altro PG. Sì. Quindi posso provare. Comunque devo dire una cosa a Simone. Per i costi delle icone non dovresti prendere i dark points. Sicuro. Volevo. Mm-hmm. Ok. Quindi ho anche possiamo tre. Usare una sola volta. E allora dice più 3 ad un'azione. Non so se vuol dire più 3 dadi. Ho fatto 4 successi in tutto. Vai, provo anche. Cioè, 3 3 di base più 4. Esatto. Ok. Vediamo. No. Vabbè. Oh, 15% si prova. Okay. 4 successi. Allora. Sicuramente questa non è un'informazione che tu puoi sapere. Ok. Nel momento stesso in cui tu cerchi di capire perché e per come, ti arriva un messaggio da Bob. Aha, ok. Che è il gambler. Direi che ci sta, visto che mi ha fatto gli avevo detto di fare ricerche. Esatto. Ti arriva una mail abbastanza farcita da leggere, dove si parla di più di un argomento. Di modi di intrappolare l'oscurità, gli avevi chiesto, giusto? Esatto. Ti fa passare l'informazione. Mi dicono che il Darkman ce l'avevi. Ti dicono dall'informazione che dalle informazioni che leggi velocemente, perché ti ha dato una mail lunga, però in grassetto sotto nel testo ti ha messo la più evidente. Ti dice che tra tutte le memorie che lui ha in possesso degli antichi, nella base scientifica facevano esperimenti sulla camera evolutiva. Ok. La camera evolutiva permetteva a un essere di sviluppare le proprie potenzialità del DNA accelerandone nel tempo all'infinito. E vedevano che cosa succedeva. Ok. Però quello che sapevano loro è che a volte gli esperimenti potevano fallire. Quindi l'accelerare troppo in fretta a causa di effetti meccanico-quantistici che non si dilunga a spiegarti
facevano trasportare la materia direttamente ad energia. Ok. Coerente o incoerente, quindi a volte diventavano cose aberranti, a volte erano delle energie coerenti ma che non avevano coscienza, altre volte avevano coscienza, però erano molto primordiali, quindi anche pericolose. Al che avevano fatto questa specie di, per capirci fra di noi, gabbia di Faraday, ok, che però intrappolava invece che isolare dall'esterno. Ok. Miniaturizzando questa tecnologia si può creare un dispositivo portatile che permetta di intrappolare grandi quantità di energia, più o meno grandi, a seconda dell'entità che si va a intrappolare. Da queste si può fare varie cose. Se sono senzienti, ovviamente è una prigione. Certo. Se è semplice energia allo stato puro, batterie, no? Cosa? Ecco. Una batteria, un'iperbatteria, un sole portatile. Ragazzi, so cos'è il cubo. Mm-hmm. La gabbia. Allora, a maggior ragione, portare la cosa che lo avvertirà che noi ci stiamo avvicinando al cubo mi sembra una stronzata. Intanto, innanzitutto dobbiamo capire dove cazzo è. C'è un PS in fondo, non posso costruirla. Mi servono. Devo accedere a delle tecnologie, delle energie, okay, che non posso avere sulla nave. So che Bob sa cos'è. So che non può costruirla in nessun modo. Dobbiamo trovare il cazzo di cubo se vogliamo intrappolare questa cosa. Ho le capacità di farlo. Okay. Ma come fa a sapere il demone che c'è il cubo? Perché lo vuole? Perché lo vuole distruggere? Forse lo sente, forse ha riconosciuto qualcosa che noi non abbiamo visto. Non sappiamo quanto è antico questo. Questo demone magari vuole evitare di poter essere intrappolato. E se nel cubo ci fosse un altro demone? Motivo in più per trovarlo. Che se ha un fratellino e lo vuole liberare, sarebbe meglio averne uno solo di questi cazzo di problemi. Io ho una proposta per il master. Sentiamo. Ho PX per far prendere un talento. Mm. Zero è uno che ha preso il cuore oscuro, quindi ormai un po' percepisce l'oscurità. Sa nascondere le cose e nascondersi, e c'ha il brutto vizio di mettere bombe dentro la gente. Posso prendere un Mystic Power, che io posso mettere una bomba dentro un corpo che, se viene posseduto dall'oscurità, io posso attivarlo per dargli svantaggi o fargli qualcosa, una specie di fail safe, di benedizione passiva, tipo, sai, tipo il marchio degli antichi di Cthulhu o qualcosa del genere. Carino. Sì, a patto che tu non sia mai corrotto dall'oscurità. Io non sono corrotto dall'oscurità. Appunto. Devi rimanere puro. Ok. E ovviamente immagino che io lo possa fare solo se uno non è posseduto in quel momento, perché in quel caso è esorcismo. Mm-hmm. Il mio, certo, è per farlo. Preventivo. Certo, è tu preventivo. Gli lasci, c'è lo spazio per fare in modo che quel corpo sia meno compatibile con l'oscurità. Meno compatibile. Oppure mi immagino proprio una cosa che dopo dico quando così. E tipo c'è una cosa di luce o qualcosa che lo indebolisce magari. Qualcosa del genere? Ok. Sì. Esplode qualcosa. E ti spiego come. Qualcuno lì vicino. Esatto. Percependo l'energia oscura di queste entità. Vediamo Spirit Bomb. Tu capisci che, esatto, sono fatte di energia oscura. Quindi per cui se le bombardi con un'energia direttamente opposta all'energia che loro emettono, quindi a questo punto energia luminosa invece di energia oscura, zero che diventa cosa luminosa, proprio l'antitesi della cosa, mentre tu diventi quello scuro. È bella sta cosa, cioè funziona. Riesci in qualche modo a stordire o comunque indebolire l'oscurità in quel momento, perché gli crei una bomba interna di energia opposta e le energie opposte vanno a annichilirsi. E poi decideremo su cosa fa effettivamente, però nel momento malus io, a paletta. Sì, un malus. Io metto una mano sul corpo di Eric e, usando la mia non percezione, che non mi possono percepire, sì, cerco di infiltrare parte della mia luce dentro il suo corpo e mantenerla nascosta da qualche parte in qualche angolo remoto di Eric. Quindi mi fai due tiri. Condominio. Mystic Power. Un condominio sto corpo. In... cioè... Beh, io sto solamente marchiando la, come si dice, il vaso. Assolutamente. Sto facendo glifo warding sul vaso. Con uno usi l'abilità di d'occultamento. D'occultamento, ok. Ok.
che poi più che occultamento è il non farmi percepire, non far percepire la trappola. Sì. Intanto leggerò questo messaggio dal comunicatore. Sto notando che Roberto ha la stessa voce di Enrico Papi. Sì, però poi Rita mi protegge sotto. Beh, lui non ha detto che ha una brutta voce, esatto, ha detto che è la voce di Enrico Papi. Quattro successi. Quattro successi. Ottimo. Bomba nascosta. E l'altra? E l'altro di questo per vedere nuovo. La sua efficacia. Quindi sempre Mystic Power. Vediamo quanto effetto avrà. Per ogni successo sarà un meno uno di malus. Se vuoi puoi ritirare e tenere i migliori. Spingo. Io poi ti dico che talento ho preso nel frattempo. Ok. Perché avevo 10 punti da spendere. Uno. Quindi non cambia. Non cambia niente. Ok. Beh, ci sta, lui è talmente corroso dall'oscurità che l'ho nascosta benissimo, ma non posso farla troppo potente. Hai fatto un graffio sulla vernice. E l'oscurità se ne ricorderà. Quel menu un dado potrebbe essere. E poi chiaramente quando avremo tempo, siamo sulla nave, me la farò su di me gigante, là non importa che non si noti. Genghi Dama. Esatto. Altri tatuaggi su tutto il corpo. In realtà la sfera Genghi Dama è uno dei feromoni di Ilona. Esatto. Siamo a livello di Asura Sura. Ok. Zero fa questa cosa. Però non sembra che faccia riprendere Eric. Allora, quello che dicevo io è che se vogliamo trovare questo cubo, o convinciamo la cosa che sta dentro Eric a portarci con lui, perché sappiamo che lo dobbiamo far sfogare in qualche modo e vogliamo fare qualcosa per il suo compleanno, per dire. Oppure portare il suo corpo nella direzione di questa creatura è solo metterci nei guai. Io lo lascerei qua, onestamente. Tanto non può capitargli nulla di male. Vabbè, a Eric niente. No, a Eric no. E alla creatura in questo momento è impegnata in altro. Chi se ne frega della creatura? Appunto, quindi... Ma prima o poi troverà il cubo. Dobbiamo muoverci prima. Dove sta questo cubo? Non lo sappiamo. Sappiamo che la creatura lo sta cercando e non lo trova. Quindi io andrei da un paria importante che c'è qui, il più importante che c'è qui, quello che può avere più informazioni. Che non è detto che la Cina di Ghana non ci sia. Esatto. E gli aprirei la testa con grande garbo facendomi dire dove cazzo è quel cubo. Esatto. Ok. Allora, tu vai alla festa. Io nel frattempo... Festa Eric non ce lo voglio portare, perché o rimane svenuto o diventa quella cosa ed è meglio non portarcelo. Quindi l'avevo convinto a non partecipare. Quindi io e Ilona, magari, sì, che siamo quelli che lo tranquillizzano di più, lo riportiamo sulla nave o lo teniamo in giro se poi vuole uscire dalla nave. Tu e Zero, che ti guarda alle spalle perché comunque qualcuno ci sta tenendo d'occhio, certo, andate alla cena. Va bene. Io nel frattempo il talento che ho preso è Master of the Dark, che è un altro Mystic Power in realtà, ma il cui effetto è praticamente quello del talento del messaggero che già avevo. Ok. Che mi fa avere un successo su una prova di persuasione. Sì. Di manipulation. Sì. Ma Master of the Dark funziona sulle creature dell'oscurità placandole. Ok, bello. Il che vuol dire che parlando con le creature dell'oscurità le placo e quindi diventano, se non amichevoli, perlomeno indifferenti. Perlomeno non ti sventra mai. Esatto. Cose che ho imparato in tutti questi anni a parlare con Eric. Una cosa ve la posso dire in più. Se avesse potuto, Eric l'avrebbe fatto appena sceso su Coriolis questa cosa. Ah. Allora... Io però provo anche a farmi una domanda. E provo anche a fare la domanda a Bob. Sì. Se un dispositivo del genere fosse in possesso dei paria su Coriolis, quale sarebbe il posto più sicuro in cui lo custodirebbero? Non su Coriolis.
però ci sarà un motivo se lo spirito che abita Eric lo sta cercando qui. C'era una mega nave dei Paria quando siamo arrivati. O magari sta cercando di convincere qualcuno dei Paria a parlare. Convincere. Andrò a quella festa, penso che di poter intrattenere conversazioni interessanti con i Paria. Sappiate che sarà un pochettino rischioso, ma questo è un altro discorso. Voi state sulla nave e eventualmente scapperemo molto veloci. Zero tanto viene con te, quindi... No, in quel senso. Starò sondando mentalmente un Paria. Questo vuol dire che se per caso mi scoprono, sono cazzi. È per quello che Zero viene con te. Di più, anche perché non siamo sulla nave, non sei il capitano, non hai il diritto di scelta in questo. No, ma io sono molto felice che tu venga a coprire le spalle, stiamo scherzando, sto solo dicendo. E poi ricordo di sto cagando sotto a fare questa posso cosa. Posso svanire e andarmene in caso ne avessi bisogno. Sì, certo. Quindi l'idea è di morire tutti. Con... L'idea è che noi riportiamo Eric sulla nave. Lo spirito tornerà quando vuole tornare. Non lo forzerei senza motivo, perché poi chi ne paga le conseguenze siamo noi. Quando entrano nell'edificio. Esatto. Senza considerare che onestamente non provo molta pietà per i Paria in questo momento. Non mi interessa la pietà per i Paria, mi interessa la nostra sopravvivenza. Esatto. Cioè, esatto. Nel senso, finché... Quindi uccidetene quanti dovete se ne avete la necessità. Non sarà un problema. Lo so. Prendo in braccio Eric. Quello ci riesce tranquillamente. E andiamo verso la nave. Sempre le cose comode. Ron fa il lavoro sporco senza ringraziamenti. Ma infatti la forza di Ron, che è 4, è solo perché è abituata a sollevare questi ubriaconi e i tappeti. Ubriaconi. Ricordo che sono sobrio da un po'. Ma con tutta l'acqua che beve pesa meno. Più leggero dell'acqua. L'acqua. Io non so. Ubriacone. Prima omicida, poi ubriacone. Mica davvero. Cazzo, era mia. No, tutti e due insieme. Non prima. Vabbè, cioè, non capisco questo montare della. Mi fa una prova di survival. Di survival, sì. Mentre le sirene ti sfrecciano di fianco. Esatto. Andando verso l'incendio. Esatto. Due successi. Devo dire che trascinare un cadavere in mezzo alla strada principale con una, ma non sto trascinando un cadavere, lo sto portando. È peso morto. Vabbè, lo sto portando ubriaco. È un tizio ubriaco. Tanto puzza di alcol lo stesso. Se si avvicinano, non ci metto molto a convincere. Io non ho mai bevuto alcol. Ah, e poi scusa, se tu lo tieni da una parte, lo tieni dall'altra. Sì, come quando porti a casa l'amico ubriaco. Sì, esatto. Cioè. L'amico ubriaco un po' cammina, questo è un po' peso morto. No, non necessariamente. E mi fido di Claudio su queste cose. Ok. Volete fare altro? Io... Immagino che tu debba andare a cambiarti. Se potessimo far analizzare i modelli di sistemi di spionaggio... le frequenze a Bob, potremmo avere qualche indizio su chi ci sta spiando. Quello questo potrebbe Dona. Dona, Bob, chiunque sia. L'importante... Allora, il discorso... Quando sarò alla festa, alcune delle persone che ci stanno spiando potrebbero essere lì. Sapere che ci stanno spiando senza che loro sappiano che noi lo sappiamo potrebbe essere utile per muoversi in un contesto simile. Domanda, la backdoor che avevo messo mi permetterà anche di entrare nella zona dove ci sarà il ricevimento oppure no? La backdoor che tu hai messo gli hai dato fuoco. Hai dato fuoco al negozio, quindi hai dato fuoco alla backdoor. Zero che sta pensando agli vari scenari di quello che potrebbe accadere durante la festa, pensa, beh, in caso le cose dovessero andare storte, Zero può creare un diversivo per esplodere se dighi e andarsene. Urbani, sì. Beh, nel caso posso far fare a Bob. Si distraranno tutti un secondo. Che dici? È il principale personaggio della festa. Magari posso far fare a Bob una specie di cippettino, una spia che loro inseriscono nel momento in cui entrano nella sala ricevimenti. In questo modo. Una backdoor fisica. Sì. Facciamo così. Un'ottima idea. Beh, tanto la festa non c'è andata adesso, no? No, anche perché prima c'è una cosa che deve fare Zero che ha già fatto.
Shopping. Mancano diverse ore che io utilizzerò per scegliere il vestito, fondamentalmente. Io in queste diverse ore ne faccio hai uno solo. Due giorni. No, e ne ho molti giorni. Adesso. Fra due giorni. La festa è fra due giorni. Un giorno, no? La festa era il giorno dopo. Io c'avevo l'appuntamento tra due giorni con i tizi e le ossa. Che messa, eh? La festa è fra un giorno. Non mi ricordo. Anyway, no, non è così fondamentale. Certo. Quello che stavo dicendo è che di vestiti tu ne hai uno solo, perché quelli che ti ha dato il sarto dell'hotel non li metterei. No, aspetta. Quelli che mi ha fatto trovare Sedighi. Ah, scusa, peggio ancora allora. Ah, quelli che mi ha dato Sedighi non li metterei, ma se io vado in un negozio apposta e mi faccio fare da un sarto il vestito. Se vuoi buttare via i tuoi soldi così. Buttare via. Vai nella hall e dici: sì signore, c'era un bravissimo sarto. C'è proprio di albergo. Ma gli hanno dato fuoco al negozio. Dei manigoldi gli hanno dato fuoco al negozio. Sai che sarà stato. Hanno trovato il proprietario con due dita. Non l'ha preso, si voleva suicidare. Io vado a farmi confezionare un abito. Ok. E io invece i miei acquisti che ho già fatto, quelli normali. Puoi comprare lo Spider-Suit, il Mechanical, così e un lanciamissili. Okay. Visto che costano, che non mi posso portare alla festa, però quello purtroppo. Visto che costano da 50 beer a 1000 beer, sì, io volevo spenderne 2000. Avete qualcosa per farmi fare un vestito alla, come si dice, alla John Wick, che mi dia un minimo di protezione alle parti vitali del corpo, nonostante cada come un abito. Ok, che in teoria è quello che ho io. L'Edgar abito. Let's get out. Insomma. Segnati 3 di armor. Bomba. Ecco, sì. Io c'era una cosa che vado a cercare dopo che ho riportato Eric in... albergo. In albergo. Dai, in albergo. No. No, vado a cercare la cintura gravitazionale. Dai. Sono 7000 birre, ma le trovate, qua trovate tutto. Io rimango invece con Eric addormentato. Non si riesce più a fare niente. Non si riesce più a incontrare queste comunità di giovani suicidi. Ma se mentre io sono da sola con Eric, provassi a vedere. Ho visto porno che cominciavano così. Communicator sì. No. Ha una scatola della pizza in mano e un braccio sotto. Esatto. Sì, ecco, io era quello che mi preoccupava. Vai. Ci sta. È meritato però. Ah, il comunicatore è arrivato, il comunicatore portata intergalattica stellare. Tutto. Beh, fantastico. Io mi compro anche due granate antisoniche, così. No, due granate di fumo antisensori. Mi dato l'acqua nel naso. Adesso la granata sonica è diventata il mio portachiavi. Non un po' troppo i coglioni. No, io ho preso quelle che fanno il livello che disattiva tutti i sensori. Sì. Io provo a mettere un talismano sopra Eric. C'è la caccia alla balena, no, si fa la cavia di questa qui, no? Non è grosso. Metti un talismano sopra. Non ti senti tacchino un po'? Adesso basta. Hai visto? Non è bello essere tacchino. Adesso basta. Non dite tacchino dopo aver citato Happy, che mi tornano in mente delle immagini che non voglio rivedere. Non succede niente. Sono troppo misery. Non lo so. Talisma Fax. Volevo dirlo, ma era brutto. È tipo il fusibile. Con 40 ampere, però. Esatto. Punzecchialo con un rametto. Esatto, prendi la lucertola, esatto, e prova a ficcarmela in bocca. Ora voglio cominciare gli esperimenti tipo South Park. Esatto. Vediamo se ci metto il sale sopra, se si scioglie. Esatto, con questo. Ma dove lo metti? Dai, ma quello è un fucile d'assalto con tripode. No, questo è un grenade launcher, un missile launcher. Allora. Col tripode. Esatto. Oh, è heavy, te lo puoi portare a prezzo. Sorrida e non lancia missili. Vabbè, certo, è come la pistola modificata di Nordberg nella pallottola. Esatto. Vabbè. Ok, allora. Dopo un 2-3 ore, sì, ti svegli con lei che continua. Esatto. Che ti sta francobollando il petto. Sì, ho messo un po' di talismani intorno.
a lei la descrizione di come ti risvegli nella stanza. Fai tu. Magari nella stanza del, de, quella del cappello. Ma dove l'abbiamo messo? Nella sua cabina. L'abbiamo messo nella sua no, cabina. No, beh, al, al posto di guida. Posto di guida. Posto di guida. Con un talismano qua in fronte. E dei talismani intorno con anche delle candele. E aggiungerei della musica sacra. Della musica sacra. Un CD di Enya. Esatto. Sì, così torno in coma. Va così. A Coriolis la musica sacra è un CD di Enya. Ho preso anche un disturbatore di segnali. Ok. 1005. Tutta roba inutile, basta non avere un comunicatore. No, è quello, esatto, per andare lì quando siamo alla, alla festa. Il lanciagranate. Niente da dichiarare. No, no, il cammino sta per no, il lanciamissili lo voglio lasciare, quindi mi chiederò cappotto. Cioè. E gli do il lanciamissili. Vabbè. Sarebbe bello. Comunque la cintura gravitazionale, sì, che ho preso è quella che crea un mio campo gravitazionale in modo che mi, io ho sempre la gravità. Bello. È una roba pesantissima con una specie di motore atomico sulle spalle. Però, però... Sì, infatti va la fusion battery, mi sì, pare. Cioè, c'è una cella all'idrogeno sulla schiena. Quindi non è bella come... Cos'è? Che gioco era? Quello dove aveva la cinturina che schiacciava il bottone e... Dead Space. Tu non avevi preso i soldi, giusto? No, no, antico, tipo... Dopo Another World, qual era stato il secondo? Quella. Dopo Another World, no, io me lo ricordo Another World. Sì, no? Esatto. Dopo c'è lo show del seguito. Bravo! Flashback. Flashback. Ah, Flashback, che figo! Flashback! Quello dentro la foresta che cominciava bellissimo. Esatto. Comunque io poi, prima di andare alla festa, eccetera, vado da, da Ilona. Perché io sono ancora in teoria sotto feromoni, in più Ilona mi sta simpatica. Ilona? Io questo con Eric. Sì, in, sulla nave. I feromoni durano l'arco di... Sì, sì, ma Zero ore. Già gli stava simpatica, quindi... fa, questo ti potrebbe essere utile. Un pacchetto. Una bomba. Un pacchetto. Una bomba. Bello grosso. Il pacchetto per, non è per niente incartato. Ah, ok. È tipo Amazon proprio. Era Corior Time. Potrebbe esserti utile mentre tu stai qui a controllare Rick e noi siamo lì. Va bene, grazie. È un drone. Ah, bello. È una scatola rossa con un fiocco giallo mandato dal puffo burlone. È un drone, sì, e puoi farci le cose di technology, di data genie, eccetera, a distanza. E può anche, può usare anche le braccia per tipo aprire le porte, fare le cose. Va bene. 4000 birre. Oh, grazie. E già che ci sono, se Bob mi ha dato la, il backdoor da piazzare, mm-hmm, ti do la... E fai un tiro di data di genie, vediamo quanto sarà efficace. Ci sarà questo drone che va in giro con le braccine a bussare alle porte, esatto, a suonare i campanelli e a dare i talismani. 100 beer. 100 beer. Con una pistola attaccata sotto. Mamma mia. Ho fatto 2 successi. E un 5. Complimenti. Complimenti. Ok. Ok, quindi... Quindi a Bob, lo vuoi mandare col drone? No, lo do direttamente. Sì, sì. Adesso tieni, è a forma di... Dove l'hai inserito? Dove l'hai inserito? Infatti non l'hai in qualsiasi spazio. Ma non va su una persona? No. In qualsiasi spazio? Nell'aria? In un qualsiasi spazio. Vabbè, ti indico dove generalmente... Dove non si sente vuoto, ovviamente. Vengono piazzate queste cose. Ok. Detto così a zero lo metterà tipo dentro una persona, nell'orecchio di una persona, squarterà qualcuno. È necessario proprio il thermal cutter per mettere le cose dentro una persona. Bomba. Usa un plot point ed è anche una bomba. Ci attacca una bomba lui. No, no, sto aspettando di vedere se hanno finito di fare spese. No, no, io nel frattempo, sì, cioè, nel senso, poi eventualmente vedrò. Tu sei in albergo, certo, dopo un solo dirla, mi compro anche 2 iniettori balistici. Cazzo, era loro a rivedersi. Sono quelli che puoi sparare con una pistola Vulcan e danno cura. E curano. Tipo Anna di Overwatch. Passa qualche ora lui a fare compere Zero, quindi sei da solo. Sono a minacciare le persone per ossa dei santi. Tu, infatti la sera si prende quasi congedo,
Tu non so se vuoi tornare nella nave a dormire o dormire nell'albergo. No, no, dormo nell'albergo appunto perché io sto anche aspettando l'eventuale chiamata di quelle persone che ci stanno spiando. Io vai a cena. Sì. Nella hall dell'albergo. Torni in camera. Accendi la luce e c'è una persona seduta al tavolino. Ah. Benvenuto. Senti una voce che non è propriamente sua, quindi leggermente modificata, un sentore elettronico. Vedi, ora non mi ricordo che pagina del manuale c'è, ma vedi un uomo con una integrale, quindi come un casco da motociclista, però è una maschera. Okay. Quindi gli affina molto il volto con un sintetizzatore vocale davanti, delle lenti nere e sotto dei vestiti arancioni e ocra. Buonasera. Mi dispiace per essermi introdotto in questa maniera in casa vostra. Nessun problema, lo avete già fatto. Non era propriamente nostra intenzione comportarci così. Ma non puoi interagire con un Evangelion. Posso andare con un mech? Arriva a cappotto? No, grazie. Se ho che, però avevate chiesto un taxi qualche ora fa. Beh. E noi rispondevamo a una chiamata indesiderata da parte vostra una settimana or sono. Una settimana or sono? Cerco di fare mente locale. Eravate su mura. Eravamo su mura. Glielo ricordo io se non se lo ricorda. Sa, devo dire che inizialmente non ci aspettavamo una resistenza così forte da una piccola navetta. Ah, ora ricordo. Molti dei nostri sono morti nel tentativo di fermarti. Beh, ci avete attaccati voi. Sti cazzi. Egoioso. Noi ci siamo solo difesi. Esattamente. Lo sappiamo. Sì. Sappiamo anche però che le nostre direttive non possono essere ignorate. Tu lo osservi, vedi che fa intanto un piccolo tic. Culture. Potrebbe essere, cioè... No, c'hai i technology, data di gin, qualsiasi cosa di scientifico? No, no, l'unica cosa che mi viene in mente è che sia un decoy, cioè nel senso una... Proiezione. Non una proiezione, è proprio un qualcosa di pilotato. Una bambola pilotata. Allora non lo sai, niente tiro. No. Mi stai rispondendo? Ah, scusami, un passo indietro per cultura sull'ambientazione. Sì! È vero che le loro direttive non possono essere ignorate? Cioè, secondo quale giurisdizione loro sulla base di... Cioè, quale autorità hanno a Coriolis, per esempio? Boh! Non ne hai quella la loro. Idea. Quella loro. Considera che loro stessi... parliamo ovviamente dei draconiti. Certo, certo. Non so, per chi ci ascoltasse da poco. I draconiti sono una fazione che si è staccata dalla Zenith ancora prima praticamente di arrivare a Kua. Certo. Non hanno mai spiegato il motivo, ma se ne sono andati, hanno fatto una loro fazione, stanno da qualche parte e nessuno sa bene dove, se hanno un pianeta, se hanno una base, una cintura di asteroidi, una casella postale su un sasso oltre l'orizzonte, non sanno niente, non si sa niente di dove sono. Si sa anche però hanno una cultura tutta loro, e che la loro visione delle icone è un po' estremizzata. Certo. Come Rob parlava la volta scorsa della Signora delle Lacrime. Certo. Che veniva chiamata... Quella che però taglia via ogni pezzo finché non rimane la nudità della cosa. Esatto. Allora io... ho già fatto un 6. Attivo Mind Reader, che ho 2 su Mind Reader. Un vantaggio e un successo. Mind Reader 2 avevamo detto che mi permetteva di andare eventualmente su niente, 0 lui non ha... Tuo Mind Reader sì? Funziona sugli esseri umani.
Certo, tutti esseri sì, viventi. Tu hai molta difficoltà a connetterti su di lui. La cosa che capisci con Mind Reader è che è più cyborg, è una più cyborg, è più macchina che... Perfetto. Allora, mentre, come si dice, beh, mi vado verso la cabina bar, prendo qualcosa da bere, come si dice, mi volto, dice, dalla maschera direi di no, ma favorisce? Volentieri. Prendo, come si dice, verso anche a lui, mi siedo, poggio sul tavolino da bere, mi siedo dall'altra parte del tavolino e gli dico... Mi rendo conto che la vostra autorità non può essere ignorata. D'altra parte voi, da un altro punto di vista, voi agite per su vostra stessa consegna. Non avete reale giurisdizione a una minaccia. Ho risposto tutelando il mio equipaggio. Ora mi viene in mente che se ci aveste voluti morti non staremmo parlando in questo momento. Quindi sospetto che dopo il nostro primo contatto bellicoso abbiate maturato intenzioni diverse. A dire la verità è che le nostre risorse sono limitate. Mi tiri un tiro di calcio? Certo. 2-6. Tu lo riconosci a malapena, mm-hmm. ma ti sembra che sia... Non me lo ricordo, è preciso, dovrebbe essere Dracon O, che è il draconita di Coriolis. Sì, quello si sente. Unico draconita che c'è a Coriolis. Le nostre risorse sono limitate. Non è che non volevamo perseguire i nostri scopi, è che anni e anni di guardia ci hanno indebolito. Beh, facciamo fatica a rimanere ancora vigili al nostro dovere, ma può darsi che i tempi stiano giungendo al termine. Diciamo che eviterò di sfruttare questo vostro momento di difficoltà e proverò a mettermi nei vostri panni, chiedendovi cosa vi ha spinti ad attaccarci per cercare di capire se questa cosa possa essere mondata. Io non ho intenzioni bellicose verso di voi e posso condividere quelli che sono i vostri motivi se li capisco. Ma attualmente mi mancano gli elementi. Le voglio raccontare la storia di una famiglia. Faccio un cenno di sì con la testa e mi accomodo. Esatto, lui ti invita a sederti perché sarà una cosa lunga, ti versa da bere. Mm-hmm. Mi avvisi poi quando io sto tornando all'albergo. Vede, quando la Zenith viaggiava nell'oscurità tra le stelle, fummo svegliati da quelli che noi e lei chiama i come. Il loro Ronaldo, il messaggero, ci fece da ponte e ci fece incontrare tutti loro. E ci dissero che qualcosa era andato assorto con la Nadir. La Nadir è la nave gemella della Zenith, sì, che sì, stava sì. facendo la stessa cosa alla Zenith. Qualcosa nel loro viaggio era andato male e ciò aveva destato un male ancora più grande che dovevamo proteggere cercando di fermare in tutti i modi le esplorazioni in certi punti dell'orizzonte. Ecco perché i draconiti si sono risvegliati prima degli altri, prima dei Quasar, prima di tutti. Quasar erano i piloti della Zenith, l'unica famiglia che aveva il compito di pilotare. Mm-hmm. Ecco perché siamo scappati con tutte le navi che potevamo. Dovevamo vigilare su 5 pianeti in particolare. E 4 di questi ormai sono stati depredati. L'ultimo pianeta, Dabaran, sarà la testa di ponte che porterà qua la Nadir. E non la Nadir che vi aspettate. Fate bene attenzione a chi vi
alle persone in cui vi dovete fidare. Se volete, noi siamo tra queste, se le nostre strade si incroceranno e andranno nella stessa direzione. E dentro di te ricordi una voce di Ron che ti dice: non fidarti mai di nessuno, certo, ragazzo. E infatti rispondo così, esattamente al contrario di come risponderebbe Ron, ovvero come rispondo a tutti peraltro, a prescindere dal fatto che siamo amici o no, e gli dico: credeteci, credetemi, quando vi dico che noi siamo stati spinti dove siamo stati spinti, non per la fame di scoperta, ma perché stavamo facendo un lavoro che fortunatamente ci ha portato lì. Non vi nascondo che presagi oscuri si stanno svegliando ovunque nell'orizzonte e noi ci stiamo, oh, lo sappiamo, sempre più trovando a confrontarci con essi. Non a caso l'oscurità sta aumentando nelle persone, non a caso le malattie mentali aumentano in questo orizzonte. Esatto. Avete mai sentito parlare di nomi come la bestia, la volpe, il misero, il condannato, il folle, il vanitoso? Nelle leggende. E sappiamo che sono dei nomi pericolosi. Ma no, non in questo orizzonte. Sappiamo però che degli uomini sono entrati in vari punti di questi pianeti a recuperare e liberare degli artefatti. E in tutte le volte il volto di Gorbani era presente a questi eventi. Ecco perché abbiamo cercato in tutti i modi di evitare che Gurbani uscisse da quella base. Diciamo che ciò che manipolava Gurbani era la reale minaccia. E ormai il signor Gurbani non è più legato ad essa. Purtroppo questa minaccia si è allontanata dal pianeta dove abbiamo recuperato Gurbani, nonostante abbiamo cercato di inseguire la navetta su cui era per distruggerla, non siamo riusciti a intercettarla, è stata più veloce di noi. E chi ve l'ha detto, Gorbani? Che è libero dall'oscurità che lo possedeva? Diciamo che abbiamo degli strumenti. Mi sento fiducioso nel poter dire che è così. Ho visto la vostra nave. Diciamo che non stiamo parlando. Lei lo vede questo bicchiere sul tavolo? Certo. Lo svuota dal liquore. Si stacca una specie di orecchino e lo poggia sul tavolo. Vede anche questo orecchino. Certo. Copre col bicchiere l'orecchino e dice: quindi su questo tavolo adesso non c'è più nessun orecchino. Diciamo che gli strumenti della nave non sono gli unici mezzi che abbiamo per verificare la presenza dell'oscurità in qualcuno. Mm-hmm. Io non fidatevi dell'apparenza. E vabbè. io faccio di sì con la testa, cioè faccio un cenno d'assenso. Bene a mettere bombe sulla gente. Mi stai solo dando conferme per farmi diventare a me Robert uno psicopatico. In effetti hai ragione. È un consiglio saggio. Ora lasciatemi sdebitare per questo consiglio. Momenti difficili richiedono scelte difficili. Voi avreste il mandato di abbatterci. Questo indebolirebbe voi, che saremmo costretti a perché saremmo costretti a difenderci, che ci si riesca a prescindere da come vada il conflitto. Non sono qua a parlare se non per questo motivo. Esatto. Quindi, dato che posso dire solo due cose. Dato che ho capacità d'ascolto, considerateci un alleato in terra nemica. Esiste un antico proverbio che avete sicuramente già sentito, che è il nemico del mio nemico. Esatto. No, ma ci siamo affrontati più di una volta in battaglia. E no. Non glielo dico. E avete sempre buscato come delle merda. Erano battaglie quelle. Perdete. sì, mi ricordo anch'io. Non avete un minimo di tatto. Però ti immagini Eric e Zero, esatto, che te lo ricordo della mente. Sorride un po' Corro anche fa altri tappeti.
Ok. Meno male che lui, no, dico, meno male che è lui che parla di quella, cioè, con questa persona. Sì, davvero. Perché se no finiva malissimo. Sì, sì, è molto male, sì. Vi dico solo questo, visto che... Diciamo che adesso vi osserveremo e vedremo se potremo considerarci amici. Vi do un suggerimento intanto. State attenti a Gorbani. So che in qualche modo vi vuole vendere paria. Oh, ma chi l'avrebbe mai pensato, eh? No, ma va, nessuno sospettava di Gorbani. Ah, la tauromachia. Zero non ha mai sospettato di Gorbani. Beh, io gli ho dato un sacco di informazioni false e abbiamo ancora una backdoor sui suoi sistemi, ricordiamoci. No, per più che altro è che Gorbani dice di avervi sentito dire che sapete usare le potere oscure. Siamo incuriositi anche noi da questa cosa, ma sappiamo... Sappiamo bene che potrebbe forse essere un'arma a nostro vantaggio, almeno finché l'oscurità più grande sarà il nostro nemico, e usare il suo potere contro di essa potrebbe sempre tornarci a vantaggio. Diciamo che il dottor Gurbani è molto creativo nelle informazioni che cerca, in quelle che trova, in quelle che diffonde. Oh, ne ha trovate di parecchie all'interno della vostra nave. Assolutamente sì. Tutte proibite per quello che sappiamo noi. Andate tranquilli, non ce n'è una che sia realmente intatta. Sì, infatti, abbiamo provato a scaricarle. È stato divertente quello che abbiamo visto. E ti fa vedere su un pad l'immagine di una schermata bianca con tutte le informazioni crittografate a caso, triangoli, puntini, virgole, e in fondo compare un simpatico tappeto con una graffetta e degli occhietti che fa: serve aiuto? Chiedi a Bob. Ah, Clippy. Esatto. Tapestry. E tutte le volte vedevi che provi a premere qualsiasi punto del codice e Clippy ci si mette davanti. Non riesci a capire, ti aiuto io. Gli rispondo, beh. Quindi Bob ha crittografato tutte le informazioni e ci ha messo questo pop-up. Che tutte le volte prova a cliccare il file. Scusa, ma non gli avevi detto tagliele ma sbagliate? Gli avevo detto tagliele ma leggermente sbagliate, e fai in modo che noi possiamo accedere ai loro sistemi. Okay. Però, nel senso, Bob giustamente interpreta. Quindi no, perché Bob per fare una backdoor faceva cliccare per il key. Allora, Clippy. Okay. Cliccando Clippy creavi un punto di sistema per poter riaccedere. Perfetto. Però lui tipo c'ha delle informazioni che sembrano essere tipo: il cielo è blu perché riflette il mare. No, e c'ha dei dati molto molto importanti. Sì, ma falsi. Eh sì, è quello che ha fatto lui. No, no, gli ha detto altera lì. Non gli ha detto cancella o mette cose fasulle. No, gli ha detto altera lì. In modo da rendere inattendibile. Rende inattendibile, quindi lui ci trova sopra, fa: in realtà il vero segreto è che il cielo è azzurro perché riflette il mare. Che può essere plausibile, ma non è vero. La carta brucia a 85 gradi Fahrenheit. Esatto. Per fare gli spaghetti devono bollire per 28 minuti. Okay, giusto, scusate. Io vi dico, dato che suppongo sia uno sforzo, tenete l'occhio in continuazione, posto che potete sentirvi liberi di farlo quando volete, gli do il mio il numero del mio comunicatore nuovo. Dico, ok, con questo mi potete contattare in qualunque zona del sistema. La prossima volta che avete una curiosità, chiedete, vi rispondo. Sarà meno faticoso per entrambi. Beh, vedi che gli si illumina il polso. Oh, il nostro tempo è finito. Graditissimo il tempo che abbiamo passato. Grazie mille per la visita. Spero nuovi sviluppi. Ci rivedremo a Damale. C'è un blackout nella tua stanza. La luce va completamente buia. Si riavvia e non c'è più. Ho bisogno di comprare un vestito. E poi vedi che nel corridoio chiude la porta. Ok. Oh. Sono effetto di scena. Una mano, si è impigliato il mantello fuori dalla finestra. Mi alzo per andare a comprare il vestito e tipo dietro al divano. Cazzo. Io mando un messaggio a... Io comunque quando rientro per testare lo spider suit, entro dalla finestra del suo albergo.
Ah, vedi che c'è un draconita che sta facendo. No, io salgo per entrare dalla finestra del suo albergo, non si sa mai che ci sia qualcuno. Il boss che fa dei draconiti che scende dalla finestra con la guardia. Io salgo sulla, dalla finestra. Sì, sì, no, va benissimo, draconita. Parkour! Che non devo tirare. No! Non devo tirare. Che c'è il ragnetto. Attivo il vestito. Muri estre perfettamente sei lisci. Sei un cheater. Sì. Non sì, sei più parkour. No, è sempre parkour, basta che lo dico prima. È parkour. Io mando un messaggio ai... alla nave, appunto, e vi dico, ho avuto una interessante conversazione con chi ci stava tenendo d'occhio, adesso non sono più nemici. Anche a me? Mando un messaggio alla nave. Ma sì, ma anche a te, anche a te. Ok, okay, allora senti dalla finestra. Con chi? Dragoniti. Dungeons and Dragoniti. Non ci vogliono più morti. I dragoniti sono i Dragonborn o quelli di Kryn? Non ci vogliono più morti, messaggio dopo. Penso abbiano imparato che ormai è sconveniente. Perché c'era un momento in cui ci volevano morti? Sì. Ah, che volevano, sì, ok. Sì, sì, volevano. Volevano intensamente noi morti e sono morti loro. Vi scrivo la questione del quinto pianeta e del ritorno in Nadir. Non dici niente di Gurbani? Ok, faccio. Io lo sapevo che non ci potevamo fidare di niente di nessuno. Ve lo come al solito. Se non ti puoi fidare di nessuno, ti puoi fidare di tutti. No, se non ti puoi fidare di nessuno, non ti puoi fidare di nessuno. Questa è la mia risposta al tuo messaggio. E quella sera, a mezzanotte, alla nave, arrivano. Arrivano per Ron 2000 birre di tappeti. Che vanno a riempire il posto delle cabine di lusso. Chiaro che è chiaro. 2000 birre di tappeti di taglie diverse. Mm-hmm. Non bambini, ma, ma tipo una S, una XL, una XXL, una XXL. Quindi scendi letto. Uno matrimoniale, una piazza e mezza. Oh signore. Una piazza e mezza. Per ogni occasione. La piazza in mezzo è quello che mi fa più paura. Sì, è il familiare. Esatto. Un tappeto a baldacchino. Cos'è? Un tappeto con sopra un altro tappeto. Lo fai esatto. A sandwich. Un tappeto pizza cake. Che c'ha un buco al centro perché quando lui deve portare i due corpi ci mette la testa dentro. Mamma mia. Eric si sveglia? Segna sulla nave 2000 birdi. Segna sulla nave 2000 birdi tappeti. Okay. Ah, sì, giusto. Dopo 4 ore meno, anche dopo un'oretta o due. Buongiorno Eric. Buongiorno un cazzo. Ti sei divertito? Dove? Non so, dove eri. Io non mi ricordo. Come non ti ricordi? Cos'è questa roba intorno? Che schifo è? Citronella. Ah, è vero, si svegli con le candele dei talismani all'alga bio sul corpo. Esatto, con una roba che mi penzola dalla testa così, tipo una bustina del tè attaccata alla fronte. Era per farti compagnia. E compagnia? Sì. Allora, senti, compagnia ha un bel culo e si piega in avanti. Fine. Non c'è altra compagnia. Vabbè, immagino che vedi in questo momento che c'è una specie di drone volante che vai e riaccende le candele che tu hai. Ah, ecco, è quello che è mio, me l'ha regalato Zero, è bello, eh? Ah, te l'ha regalato Zero, adesso sì che siamo tutti più contenti, è una festa di emozioni. Dai, di la verità, ti sei divertito così tanto ieri sera, non ti ricordi più niente? No, e non poi... mi ricordo più niente, ma siccome ma non ho mal di testa vuol dire che ti sei non ho bevuto. Quindi non mi sono divertito. Al massimo... No, come ieri sera. L'altra sera hai dormito per più di 24 ore. No, non è possibile. Oh, sì, sì, ti assicuro. Sì. E uso il potere del messaggero per convincerlo senza tirare niente. E io uso il potere del viaggiatore per scegliere tra la mia opinione e la tua, che è più giusta la mia. Io prendo due third point e divertito. Io uso il mio plot point. No, seriamente, hai dormito per un sacco di tempo? Beh, un sacco di tempo, sì, nella media. Sì, c'è una raggiera di talismani. Senti, ma sei preoccupata di qualcosa? No, era solo per creare l'atmosfera.
perché questa atmosfera fa cadere i coglioni. Adesso vediamo di spegnerla. Mi tiro giù i pantaloni e piscio sulle candele. Va bene, ti dirò altro. Vediamo, Eric. Quali prossimo tu adesso? Cosa? Le candele? No, 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 quelle lì portale nella cappella, che Zero sicuramente le userà meglio di me. Quando le accendi. Beh, mando il drone. Tu sai dopo che te le trovi sul petto accese. No, ma io non ho detto che te le porti in cappella, le lascio lì dove sono. Beh, comunque non sei annoiato? Stai bene? Chissà perché ultimamente tutti si preoccupano. State diventando morbosi. Ma no, perché ti vogliamo bene. Sì, mi avete sempre insultato. Io batto un pugno su una paratia della nave, da cui esce un cassettino con due birre fredde. Se ne apro una. Cioè, una paratia a caso. Sì, una paratia a caso, perché tanto essendo la sua nave, ovunque pigi. Cioè, vabbè, allora io ho un sacco di soldi da spendere. Grazie per la birra, uscirei. Ti accompagno. Guardate, non era stato deciso questa cosa. L'hanno detto veramente insieme. Uscite pure voi due. Non vorrei fare il terzo incomodo, anche perché dove devo andare io non mi servite un cazzo. Né A né B. No, mi spiace. No, scusate. Va bene tutto. Va bene, allora ho una stanza in albergo prenotata da quel coglione con la tonaca che non mi ricordo come si chiama. C'è stato un problema con l'albergo. È andato a fuoco l'edificio di fronte, ci hanno fatto uscire dall'albergo. Okay. È per questo che siamo nella nave. Ok, benissimo. Ho una cabina, la nave è attraccata, posso chiamare una prostituta? Oh, beh, sì. Sì. Sì? Sì? Allora levatevi dalle palle. No, insieme a voi, no. Ma no, ma noi siamo fuori. No, neanche fuori. Vai a vendere i tuoi talismanini, vai a fare felici tutti quelli che vogliono essere felici. Lasciami in pace. Noi staremo nella nostra cabina. Nella nostra cabina, sì. Va bene, è un buon compromesso. Quindi cosa fai? Nella cabina chiami la prostituta? Vado verso la mia cabina. Che caso guarda, è anche dove ci sono le nostre cabine, quindi veniamo con te. Sì, esatto. Devo andare anche in stanza, devo preparare dei talismani. Va bene. E chi glielo nega? Io rimango nel corridoio e dico: oh, guarda, c'è questo bullone un po' svitato. A mano, ovviamente. No, gli attrezzi. Cioè, so, ce li ha sempre nella cintura. È tipo la bat cintura. Che bello. Vabbè. Come la chiami la... Sei con il mio comunicatore. Oh. Tu hai i soldi sul conto? Sì, sì. 37.850. Deve pagare in anticipo? No. Per chiamarla? Neanche un anticipo? Boh, non lo so, ragazzi, non so come funziona sinceramente. Ma non c'è scritto? No. Ci sono le regole. Immagino che se la fai venire lì un anticipo glielo dovrei dare. Mettiamogli in anticipo. Diamogli 50 bir d'anticipo. Ok, io uso il mio plot point. Perché il conto di Eric è stato congelato. No, vabbè, ma dai. Perché è già stato usato ieri, quando c'è stato quell'incidente sull'autobus. Indipendentemente da chi l'abbia usato, se lui o la cosa oscura, ma ha usato quel conto, eh sì. E quindi per accertamenti per 3 giorni è bloccato. Sì. Ok, prendi il dark point. Bob, mi fai il credito? Nessuna risposta. Vabbè, sto nella mia camera a guardare il muro allora. Poi ci lamentiamo che beve. Esatto, infatti, vabbè. La birra gliela data. Comincio a bere a dismisura, poi esco e vado nella sala quella medica. Sala tacchino. Esatto. E tra l'altro mi tolgo altri 500 birre, anzi 1000 facciamo, per far arrivare la sera, perché io so che loro due potrebbero avere difficoltà a trattenerlo. Arriva una a nome di Ron. No, arriva a Ron come per i tappeti. Mm-hmm. Arrivano 1000 birr di alcolici e tacchini. Cerchi tutti i Bob sull'elenco. No, dice, arrivano a Ron un pacco di alcolici e tacchini. Ok. Ok, mentre bevo e sono nella sala medica. Sì. Ci sono anche loro. Sì. Io sono appena fuori, sto pulendo le paratie, dei cavi. Ok, mentre sono in sala medica, contamino tutto il materiale da cura.
Quindi chiunque cerchi di curare qualcuno dentro la sala medica gli procura un danno più alto. Io ho un medikit nello zaino. Va bene. Io ho gli Spider-Bot. Io non ho un cazzo. Benissimo. Va bene. Tu andrai in shock un attimo alla prossima cura. Quindi si ringo roba dentro le flebo. Cioè faccio mischio ogni esempio. Mischio ogni ben di Dio. Okay. Nel mentre comunque dico Bob, poi butta tutto. Butta tutto. Nessuna risposta. Nessuna risposta da Bob. Porca merda. Mi sospettisce questa cosa, sì. Beh, la seconda. Sì, in realtà è un grandissimo vantaggio. Che cosa? Puoi infilare due dita nella presa e pensarci. Che non risponde Bob? Sì, per la prima volta ci troviamo bene su questa nave. Non c'è un'intelligenza artificiale spocchiosa che rompe le scatole. Bob, sono dei qual vantaggi. È la situazione attuale della nave? Perfetta, te lo dico io, non c'è. Beh, è il caso di controllare, non ti sembra, Eric? Vai pure, sei tu il tecnico. Bene. E sorrido. Magari chiama anche Ron, che anche lui ha una certa esperienza. No, lui deve sistemare, e risorrido. Sistemare i bulloni. Va bene. Sono allentati nell'ultimo atterraggio. Avete il bullone. Poi ci stanno, sì. Esatto. Vabbè. Anche lui. È vero. Io faccio un controllino al sistema di Bob. Che ho controllato. Non so, con una diagnostica generale. Faccio una diagnostica, vedo se. Il computer c'è, funziona. Okay. Gli input, se gli dammi input, il computer lo elabora. E l'intelligenza non parla artificiale? Più. Non parla più. Il sistema di intelligenza artificiale Bob dove è finito? Siccome era. Lui vi parlava perché era collegato alla rete del computer. Certo. Sì. Cioè, sembra che non ci sia più l'utente dall'altra parte. Sembra scollegato. Cioè, cerca Bob. Ping. Come? ma scusa, ma c'era mica un core che è stato inserito nella nave? Sì, è 7 giorni che lì nessuno è andato a vederlo. Vado a vedere lì il... vado a vedere il core di Bob. Sì, non ti preoccupare, io metto la cera e tolgo la cera. Metto la cera. Vado a vedere lì. Tiene cuore italiano. Scendi nel centro della nave. Sì. È un settore molto chiuso. Ci sono vari livelli di sicurezza. E non ci puoi accedere perché non hai il livello di sicurezza. E chi ti ha chiesto il livello di sicurezza? I dragoniti. No. Probation ce l'avevo. Sì. Chi avete lasciato andare a giro per la nave? Io l'avevo detto di segargli le gambe. Non posso fare un. Vai! Technology? Sì. Data Gin? Io ho fatto 4 successi. Di. Data Gin? Userò. Se no dovete bypassarlo con Technology. Talismano. O ammazzate. E. Il buon vecchio secco dell'acqua saponata. Che è sempre attuale, è sempre una soluzione vincente, serve sempre. Io sono pronto. Perfetto. No. Una merda, due vantaggi. In uno è premere l'interfono, sì, e chiamare Ron. Sì. L'altro è capisci che ha messo dei livelli di criptaggio, sì, che prima non c'erano. A parte che non siete mai andati a chiederli a Bob. Certo, quindi sistemi di. Perché questo è un nuovo. Questo è un nuovo modulo. Mm-hmm. E nessuno di voi ancora c'era venuto. Ok. Ron, abbiamo un problema. Qualcuno ha criptato le password per accedere al core di Bob. E non le abbiamo. Quindi non posso entrare a vedere lo. Hai provato a spegnere e riaccendere? In genere mi dicono che funziona. Lo dicono tutti i servizi di assistenza. Potrebbe essere una buona idea. C'è un modo per spegnere la nave e riaccendere la nave? Sì, spegnere il reattore. Spengo il reattore e accendo il reattore. Ha provato a spegnere e riaccenderlo? Riacceso. Riaccendo. Si riaccende il reattore. Tutto e riprovo. Cavolo. Niente. Ron,
funziona. Va bene. Magari Eric ha un'idea. Eric? No, aspetta. Cos'è, per motivarlo? Te la rende facile proprio. È diabolico. Aspetta. Dimmi, Lona. No, niente, Eric. È stato per vedere dove eri. Va bene. Scendo. Sono qua. E cerco di farti capire che sto scendendo. Tu devi salire. Ah, ok, mi sono dimenticato. Allora, mentre loro fanno questo teatrino, perché sennò non ha senso nella storia, io cerco di fare un tiro di infiltration e... Vai, e mi do. Giustissimo. Un successo. Ok. E un vantaggio. Tu stai scendendo, lo deve fare Ilona. Ok, cosa devo fare? Perché aspetta lei, perché tu sei troppo sveglio. Observation. Un successo e un vantaggio? Sì. Ok. Quindi devi fare più di un successo e un vantaggio, se no pari e vince la difesa. No! Che bel sistema. Puoi ritirare? No, non ritiro. Che palle. Ok, me ne accorgo, quindi... sì. Eric? Dove cazzo vai? Col drone. Dimmi. Esco. No. Sì. Non giochiamo a carte? No. No, dai. No. Dai, Eric. Oh, non volevate venire con me? Venite con me. Dai, va bene, allora ti seguo. Ok, andiamo. Dai, andiamo. Okay. E ti rimani come uno stronzo. Adesso non mi dice un cazzo. Lascio un biglietto. Sono andato con Eric. Così. Lascio un post-it sul volante. Minchia, Ron, se non ammazzi qualcuno prima della fine della campagna che non vedi, sia... Vedi, dovresti cambiare la relazione con Zero, ha sempre ragione, mentre le bombe nelle persone. Sono uscito con Eric, non sono riuscito a fermarlo. Ma che bello. Io intanto di sotto porto con me il drone. Porto con me il drone. Porto con me il drone. Faccio fare una passeggiata al drone. Scusami. Due successi e due vantaggi per il povero Ron. Io immagino il drone che pisciava. Ilona, allora hai finito il bigliettino col disegnino. Vai. Allora. Io ho due successi e due vantaggi. Sì. Gorbani aveva craccato tutto il sistema, ma non era un tecnico. Quindi tu, staccando fisicamente le parti meccaniche che tengono il blocco di sicurezza. E lavandole col sapone. E lavandole col sapone, dopo un paio di ore, perché non era proprio la cosa più facile del mondo. Beh, non me lo aspettavo. Al core di Bob, accedi alla parte centrale di Bob. Che è un'enorme vasca con un liquido verdastro dentro, con tantissimi tubi collegati, che però in questo momento stanno fluttuando in questo liquido. Ma male non c'è, quindi proverò a riattaccare i tubi in qualche modo. No, vedi che i tubi sono tutti maschio-maschio. Ah, ok. Sono tutti maschio. Manca un mezzo. Non c'è, noi può adottare comunque. Okay. Ah, ho capito. No, io non ho proprio capito. Niente. Ok, va bene. Io non giudico. No, fa cuffia. Non capisco. Sì, grazie, ma cosa? E quindi manca qualche cosa che è stato tolto? Sì, probabilmente manca quello che è Bob. Ma se Gorbani non era un tecnico? Sì. Vuol dire che qualcuno è entrato. Ha usato le password. Ha rubato il pezzo dentro e se l'hai portato fuori dalla nave con noi che lo guardavamo. Quanto è grosso il pezzo che sembra mancare? No, mancare. Ma sarà successo Bob è tipo l'avanzo di Robocop, ha presente Robocop, quello che avanza di Robocop. Ah sì. Quindi non è che no 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 è un teleporto così, è torso, testa, un po' di braccia, cioè insomma non è una passeggiata. Però se hanno installato Bob mentre sì. Eravamo sul satellite e lì Bob c'era sul pianeta? Sì, sul pianeta. Sua mura, ok, sulla base scientifica. Lì Bob c'era. Ma certo. C'era anche quando ci ha mandato un messaggio. Sì, infatti, finché ha risposto lui. Fino a una cosa recentissima. Sì. Ok. Richiudo tutto. Se posso cambio le password, se non posso... Devi fare data di Gino.
Non ce l'ho, stacco la corrente. No, fanculo. Stacchi la corrente. Beh, lui che è tecnico potrebbe benissimo fare: stacca la corrente, la riattacca, la password è resettata. Staccando come se quando stacchi la batteria del BIOS. No, no, deve formattare almeno. No, lascio la corrente staccata a sto punto. Che cazzo, se ne frega. Meglio spento che con i virus. Sì. Quindi spegni tutto il core? Tanto non c'è. O spegni il sistema di sicurezza? No, spengo tutto. Ok. Fammi tirare le carte. Lo provo. Technologic. Technologic. Vabbè, spegni tutto. Un successo. Se stacchi la corrente all'intero modulo, togli energia a quella vasca anche. Questo non sai cosa comporta. Posso isolare i sistemi di sicurezza? Allora, sì, sì, assolutamente. Allora isolo i sistemi di sicurezza. Ma no, vedi, non sai che vasca è, se gli stavogli la corrente non sai cosa. No, ok, ok. Stacco la corrente allora solo a quello che posso staccarlo. Ok, sono troppo buono. Uso il comunicatore della nave, perché io non ne voglio uno, e sento Samad. Mm-hmm. Samad, come sta uscendo dal... La cosa va con quest'abito, va bene. Cioè, no, se, da poveraccio. Fa troppo Dabaran. Pronto? Ti metti via la voce. Io sono seduto sulla sedia che sto con un bicchiere di prosecco, smontando e rimontando il fucile a mesone. È il suo bicchiere tipico di prosecco. Tipico di una sartoria, no? Tu ti siedi all'atelier, la prima cosa che fai è smonti il tuo fucile. A mesone. Che qualcuno venga a dire no. Metto in via la voce. Ah, aspetta, ma siamo all'atelier, giusto? Giusto. No. Allora non metto la voce. Bene. Pronto? Quel figlio di puttana è entrato nella nave e ha portato fisicamente via Bob. Io, se lo trovo, gli taglio le mani. Sappilo. D'accordo, me ne occupo. Tutto bene. Sto uscendo a cercarlo. E Ilona è di sopra con Eric. Di cosa? Sì, sì. Di solito tu non sei la persona che si occupa delle cose. Beh, sì, quando c'è da... Ti spiego tu, cioè... D'accordo. Stai parlando di Gurbani? Sì. Esco tra 10 minuti. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo entro 10 minuti, perché sai che non mi porti. Ti arriva un messaggio da zero sul comunicatore della nave? Sei veramente intenzionato a tagliargli le mani? Sì. Ragazzi, una cosa. Noi stasera dobbiamo indagare su qualcosa che è più importante di questa... Non possiamo usare la nave. Sì, ho capito. Il discorso è che se Gurbani muore prima, la festa non si fa, noi non raccogliamo le informazioni che infatti ci servono. Infatti non lo uccido. Ma non è che uno va alla festa con le mani tagliate, cazzo. Quindi aspettate un attimo. Se non lo uccido, Gluck di nuovo. Esatto. Allora, entrambi, cioè nel senso guardo no, l'ha detto, tu non lo sai. Che ha chiuso il telefono. No, ma dico, allora, sì, ma ti conosco. Guardo zero e dico all'altro, in realtà noi possiamo fare quello che vogliamo con Gurbani, facciamolo dopo la festa. Mettiamoci al suo inseguimento, vediamo. L'importante è che restituisca il mal tolto. Adesso io lo trovo e risolvo. Se poi volete fare qualcosa, basta che Ron mi fai sapere quando Gurbani è diventato veramente un problema, ci penso io. Tanto Gurbani sarà alla festa, giusto? Sì. Perfetto, io entro e mi riprendo Bob mentre lui è alla festa. Di nuovo. Fammi fare una telefonata a Rozbe. A Sedibi. E vediamo che cosa possiamo fare, Sadighi, e vediamo bene cosa possiamo fare senza compromettere la possibilità di ottenere le informazioni che abbiamo bisogno. Però è un'ottima idea quella di Ron, di andare mentre lui è impegnato alla festa, e se c'è bisogno ti assicuro che non lascerà quella festa. Quello che c'è bisogno di quella festa ce lo ricordiamo bene. Dobbiamo parlare con i Paria. Sì. Capita qualcosa che monopolizza l'attenzione, non ci possiamo parlare e siamo nella ma merda. Ma nessuno se ne accorgerà se Ron va a prendersi quello che è stato preso. No, assolutamente, infatti stavo parlando di quello che poteva capitare alla festa. Tipo Gurbani senza le mani, Gurbani morto. Se io vado a casa di Gurbani mentre lui è alla festa, sì, non gli ho tagliato le mani. Assolutamente sì, questa cosa funziona. Vediamo di capire dove ha tenuto Bob. Non è detto che lo tenga sotto lo zerbino di casa sua. Non tutti mettono le cose nei caffetti. Infatti io adesso esco per capire dove lo tiene. Ok, senza tagliare le mani. Ti conviene, senza tagliare le mani. Fantastico. Non ti vuoi portare Ilona, tu stessi con il sistema di sicurezza. Dovrei portarmi anche Eric.
No, ci fidiamo. Meglio tenerli sulla nave dove sono. Ci fidiamo, esatto. Ci fidiamo. Sono di sopra, tranquilli. Ok, ci fidiamo la Jaleri con Ilona. Sono di sopra. Cosa può succedere? Vabbè, dai, ragazzi, va bene. Il problema, come vedi, è che non c'è Bob. Non ci possiamo fidare di niente, di nessuno in questo momento. Lo senza Bob. Lo dici sempre. Beh, quindi è un martedì. Sì, più o meno. Io, ecco, domanda. Lascio fare a te o cerco di trovare informazioni su dove potrebbe essere finito Bob? Lascio fare. D'accordo, io faccio finta che questa questione non esista. Se hai bisogno, sappi che io posso fare... posso accedere alle informazioni in maniera... Io ho ancora 28.000 di quei crediti, di quei birr che mi avete dato e non ho intenzione di spenderli su niente. E sappi che se ci fosse bisogno posso aiutare Samad a leggere l'interno di... Gurbadi. Sì, lo so. Non sarà necessario arrivare a tanto. Avevo in mente altri metodi. Buon lavoro. Non legge l'interiora. Non legge l'interiora. Tipo. Esatto. Io, quando ho detto leggere dentro, io pensavo esatto. Lo squartavi, guardavi dentro e dicevo, beh. No, era per far capire, visto che lui non lo sa sì, esattamente, sì, sì. Che metto le bombe per far capire a Ron. Che io ho capito. Esatto. Aspetta, perché nel frattempo io esatto. Metto giù, torno di sopra esatto, e ti richiamo proprio dopo. Ah, ok. Ok. Sì. Cosa c'è adesso? Ilona è fuori con Eric. E ti arriva il messaggino della foto del alla festa. No, gli arriva il mio messaggino su Instagram. Esatto. Cerco, e allora siamo alla festa. Cerco Bob o cerco Eric? Che puttana. Siamo un equipaggio. So che per me è difficile, ma secondo me Ilona. Secondo me Ilona lo può tenere sotto controllo. Tu pensa a Bob. Ilona può tenere sotto controllo Eric. Incredibilmente mi sento d'accordo con questa roba però La realtà è che penso di essere d'accordo con Zero. Cioè se lo tenete sulla nave farà dei danni E in più scusa, non sappiamo tutti qual è una delle abilità particolari di Lona, quella di attirare certe cose più vicino di così. Sì, l'oscurità è più vicina di così. Se muore non si allontanerà tanto da lei. Non si sa chi, ma se muore. Dai, vedi che tornano, tipo, presente le feste di Ibiza, quelle che fanno con la schiuma, sono loro col sangue. Allora, cerca Bob. Questa sfiducia dai. Così strisciante in te e Alice, non Ilona? Sì, no, allora, io mando te e Alice e 98 milioni, cosa può andare storto? Mando un messaggio a Ilona? Non ho nessun... Come no? Non ce l'ha Eric. Scrivi. Giuro che io non l'avevo scrivuta così. Aspetta. Ma se l'avessi dovuto scrivere volevo che andasse così. Aspetta però, faccio una domanda molto importante. Sì. 4.000 birr di drone non hanno un comunicatore? No. Ah no? No, perché io comando il drone. Sì. Ma io non è possibile mandare un messaggio al drone? Non c'è un Nokia 3330 sotto il drone, no. Vabbè, è vero, cioè nel senso il fatto che siano 4.000 birr di drone non significa che abbia un comunicatore integrato. Anzi, quelli da 6.000 euro non hanno un comunicatore. Se sono quelli militari, non ce l'hanno comunque. Ci puoi mandare delle cose, non ci puoi trasmettere dati. Sì, non da WhatsApp, no, chiaro. Appunto. Ma magari l'hai lasciato a casa in nave il manuale? No, vabbè, no, chiuso. Dove attacco e vado a cercare Bob a sto punto. La prossima volta ci organizziamo per sapere che cazzo è andato a fare. Io direi che la chiudiamo così. Con questa nube oscura sul nostro futuro di domani. Con Ron che esce dalla nave per andare a cercare Bob. Con tu che non puoi rimandare. Noi due stiamo andando alla festa e anche loro due stanno andando a una festa. Esatto. Ma a una festa o alla festa? Alla festa. Ah, alla festa. A me è rimasto il chiodo fisso perché loro mi hanno detto no, tu non ci devi andare, no, tu non ci vieni. Quindi se ci serve una distrazione non abbiamo bisogno che io faccia saltare l'urbano. No, ci penso io, tranquillo. Col grillo. Ma? Sì?
cioè lo spirito, sì, è tornato in lui? Sì, sì. Guarda, lo sto disegnando. Ah, ok. Sì. Il guscio si è riempito. Porca merda. Beh, bene. Quello che avete ascoltato era Fumble. Un disastro. Puntata shopping. Due. C'è stato lo shopping. Vero. Vero. Lo shopping c'è stato. Io ho una cintura gravitazionale che non invecchierò abbastanza per usare. Quindi mi dispiace, ho buttato via 4000 birre. Io tra l'altro ho ancora il talismano in testa. Sto girando per la città con questa cosa che... I punti esperienza. È già una bustina che... del tè in testa. È già una fortuna che tu ti sei tirato sui pantaloni dopo aver pisciato sugli altri. In effetti è vero. Un punto perché ci siete. Poi se mi date il resto del manuale mi ricordo le domande perché non me le ricordo mai. Una è se avete agito in accordo con la vostra icona. Sì, ho provato a convincere Eric in tutti i modi a fare qualche cosa. Uno se mi sono messo in difficoltà, in pericolo. Io non ho ucciso nessuno. Se il vostro background vi ha messo in pericolo, pericolo no. Voi e la vostra ciurma? No. Io sì. La prossima volta. Sì. No, ti hai messo in pericolo. Pensavo di aver scritto qua nel personal problem cotonella. Invece avevo scritto loto nero. Cotonella? La maglietta della salute? È un bel gran avete sopportato le difficoltà che hanno aiutato il vostro equipaggio a raggiungere il loro scopo? No. Non ho ucciso nessuno. Beh no, però dai. Beh, la trattativa col draconita. Infatti, pensato. Il draconita non è stata una trattativa. Ero già d'accordo, dice. Cioè non è che era d'accordo, o lo aiutavi o ti continuavo a fare guerra, eh? Lui voleva una risposta, basta. Ok, va bene. Quindi... non c'era molto da contrattare. Lei sul problema personale. Beh, sì, però il suo problema personale, ho visto l'oscurità e se la sta tenendo molto vicina per tenerla dopo. Sì, sì. Vabbè, va bene, dai, diciamo di no. Avete messo voi stessi e la ciurma a rischio per il vostro problema personale? Ilona, sì. Anch'io sì. Offrendomi. Io ho preso un pix di andare a svegliare Eric. Assolutamente sì, mi sono lasciato legami importanti alle spalle e ho avete imparato qualcosa di nuovo su voi stessi o su un altro personaggio? Sì, non ci si può fidare di Ilona. Perché porta fuori Eric senza avvisarmi. No, ti ha avvisato. No, non mi ha avvisato, mi ha lasciato un messaggio post. No, beh, no. Io ho scoperto che l'oscurità si può separare da Eric. Beh, e in effetti, i cazzi suoi. È vero. Sì, è vero. È vero. Sì, dai. È vero. Almeno due pins. Attenzione, devo far saltare la gente. Avete rischiato, scusate, avete sacrificato o rischiato qualcosa per il vostro personaggio? Per il vostro compagno? No, io parzialmente. La mia vita. Non ho fatto saltare Gurbani. Rischiato, non hai fatto un cavolo. Come no? Per lui, perché lui ci vuole parlare. Attualmente Gurbani quello che doveva fare l'ha già fatto. Sì, ma per il mio compagno, lui è il mio compagno. Lui vuole parlare con Gurbani per avere informazioni. Io ho appena avuto la notizia che Gurbani ha fatto delle cafonate e io l'avrei fatto saltare in aria. Ok. Mi sono trattenuto per lui. Ma non hai fatto qualcosa che ha messo a rischio l'equipaggio? Cioè, nel senso, ormai Gurbani tutto quello che aveva messo in moto si è già realizzato. Non ho fatto qualcosa che ha messo a rischio l'equipaggio perché mi sono trattenuto. Com'è che è scritta? Avete sacrificato o rischiato qualcosa per il tuo compagno? Beh, io ho rischiato che adesso abbiamo un tizio vivo che è... perché il primo coso di zero è far saltare in aria la gente. Si esprimono gli altri. Per me è troppo tirata per me. Secondo me è un po' tirata, però cioè no, perché lì la domanda è: hai messo a rischio qualche cosa di tuo per salvare o aiutare il tuo compagno? Sì. Tu di tuo non hai messo attivamente a rischio niente. Sì, anzi, a parte la sicurezza nel lasciare viva una persona. Ma non è stata una cosa che hai fatto attivamente, è che ti sei dimenticato di fare una cosa. No, non mi sono dimenticato. Non, sì, ma non l'hai fatta. Hai scelto di non farlo, ma non hai né sacrificato né rischiato. Avete agito in accordo alle vostre icone che avevamo già risposto, sì. Non so se avete già messo il pix. Sì, sì, ho già messo. Finish. Io ho preso anche un altro talento comunque, perché avevo 10 punti esperienza e ho preso Assassin Trust. Più 2 i tiri. Quando sei stealth. Io invece ho 9 su 10 e penso che prenderò il livello 4 di qualcosa o il livello 3 di qualcosa. Forse mai arrivare a 3. Quanto costava il livello 2 di qualcosa? 6. 7, 8, cioè 5, 6, 7. E 8. Quanto costa alzare un attributo? 2N più 1. Aspetta, sì. No, non mi bastano uguali.
2N+1 sono Giorgiani che si sta rotolando. Intanto inizio a ringraziare quelli che ci hanno seguito in diretta, ringraziare quelli che ci ascolteranno in podcast o in video. Ci potete ascoltare. Questa era l'ultima puntata di Coriolis. No. Dove vai per 2,5? Quindi okay, al gradino dove vuoi saltare. Quindi arrivare a 4,10? Sì. Ci potete ascoltare su iTunes, su Spotify, su Google Podcast, su Facebook, su YouTube, su qualsiasi altra cosa. Vi invitiamo ad ascoltare il nuovo, nuovissimo di oggi, podcast di QWERTY, che si chiama Dummy System. Oui. E che parla di Evangelion. Parla dell'unità prima. Parla dell'unità prima, della recalcitranza e di tutti gli scempi che il pessimo Cannarsi ha fatto con questo adattamento, che è forse peggiore di quello di Mononoke, che almeno ti faceva ridere. Esatto. Questo invece ti fa solo mettere le mani. No, perché rispetto a questi sacchi di patate, è come la luna e la lana, sono paragonarli e ingiustificabile verso di lui. Esattamente. Bello. È proprio quello che volevo dire. Perché a parte... mattina l'inizio dell'oggi. A parte questo, Evangelion è su Netflix, lo potete guardare in giapponese con sottotitoli, che è meglio. O in inglese, questo in inglese. O anche in inglese, se volete ascoltare in inglese. Oh, si lamentavano parecchio anche quelli in inglese. Perfetto, sai? Continuate a guardarlo in giapponese con i sottotitoli, che fate meglio. E poi andate ad ascoltare il podcast di Andrea Di Lecce e Leonora Caruso, che sviscerano letteralmente in alcune puntate Evangelion. Compresi i film, quindi vanno proprio lunghi. Vanno, ci sono anche due film. Ci sono anche due film. Hanno messo tutto quello che sempre, sempre adattati dall'ottimo Cannarsi. Ma invece gli 1-1-2-2-2-3-3. Come mai? No, quelli no. Come mai perseverano, secondo voi? Non lo so, non ho nemmeno intenzione di scoprirlo. Io non capisco come abbia fatto a non essere stato scomunicato dopo Mononoke. Non so. Anzi, gli è andato un altro lavoro su Evangelion, non una robetta. No, ma proprio scomunicato dalla Chiesa Cattolica. È pieno di bestemmie. Ah, è vero, hai ragione. Il grande Dio. Esatto. È una divinità, viene chiamata bestia, immaginate voi quale può essere come l'epiteto. Beh, no. Ce ne hanno anche alcune chiamate cani, perché chiaramente è proprio andato. Io cani sono, sì. È andato giù fino fino in fondo. Io sai che un po' lo rispetto, perché non hai mai sentito le giustificazioni che dà questi suoi lavori. Non mi interessa le sue giustificazioni, lo rispetto perché è, come si dice, è una trollata verso il sistema. No, il problema è che non è una trollata. Esatto. Ma difatti io non ho ascoltato le sue giustificazioni, quindi lo rispetto perché per me è ancora una trollata. Sì, non è Elio che, per dire, figa in televisione, canta Figaro con le pause apposta a Sanremo. Cioè, nel senso, no, secondo me invece è così. No, solo che non hai il coraggio di ammetterlo. Purtroppo no, ma voi potete fare un'altra cosa positiva per il vostro amore per i robottoni, oltre ad ascoltare Dummy System, è comprare Gattai. Yes. E aspettare il 1 luglio, perché il 1 luglio ci sarà la puntata finale con quelli che ben nerdano e il Curte, che ci ha fatto giocare Anima e Sangue, Cuori d'Acciaio, per 4 puntate, e io concludo la saga con Gattai, quindi ci si minerà di brutto. Bello. Frusta finora, elettrica. Finora i giapponesi hanno conquistato qualsiasi nemico gli si ponesse davanti proprio grazie al Gattai, quindi perfetto. Tech. Se ci volete, se domani volete per caso fare un salto a casa vostra stessa, ma giocare con noi, potete giocare con Roberto, perché sono avanzati dei posti per Clotos. Un posto su Clotos dalle 20:30 a mezzanotte. Andate su discordroleplayday.ga oppure cercate Discord Roleplayday su Facebook, per lì ci sono i vari indizi per arrivarci. Altrimenti domenica 26, se non mi sbaglio, o domenica prossima, non mi ricordo. Domenica 26 non è in nessun mese dell'anno che abbiamo davanti. Quella domenica in cui noi facciamo tante cose. È il 14 luglio. Scusa, adesso ci sono il weekend ludico. Ad Abbiategrasso, organizzato da Progetto Gaming. Anche questo lo trovate su Facebook. E trovate anche sulla nostra pagina la newsletter che abbiamo mandato a proposito del weekend ludico. Da lì vi potete anche iscrivere alla newsletter e avere, se è il vostro primo ordine, un 10%. La prima domenica 26 a gennaio 2020. Quindi vedi tu. Sto aspettando Cyberpunk, d'accordo? Ringraziamo Corrado che ci ha mandato dei regali dal Giappone. Che adesso ci smezzeremo tra di noi. Ci sono delle fasce. Quando giochiamo a Monogatari? Assolutamente sì, domani me la metto. Grande, faccio Corrado. Il master. Grazie mille, Corrado.
e dei piccoli Buddha. Quindi adesso ci dividiamo il bottino. I budini! Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Coriolis. Di questo sistema! Non si farà più shopping, ma si taglieranno mani. Ma c'è di lusso! Basta! Che ha sistema di merda! 1, 2, 3, 4, 5, 6 successi! 7! Con il col normale pool di dadi tipo per un attacco. Senti, non stai giocando. Perché non sto giocando. Sì, vabbè, sei te il problema. No, è che quindi devi fare la banca dei tiri, Roberto. Li tiri a casa e poi te li segni nell'ordine in cui li hai tirati. Posso, se il master me lo concede. A settimana prossima. A settimana prossima. Fumble! Ciao a tutti! Fumble!